Indimenticabili sono le ore in cui egli mi confidò quel pensiero, dapprima in segreto, come qualcosa che gli faceva orrore constatare e verificare. Ne parlava solo a voce bassa, sommessa, con tutte le manifestazioni del più profondo spavento, e di fatti soffriva così profondamente della vita soltanto perché la certezza dell'eterno ritorno di essa doveva essere per lui qualcosa di terrificante. La radiosa apoteosi della vita, quintessenza della futura dottrina niciana del ritorno, era in così profonda contraddizione con il suo tormentato sentimento della vita da darci l'impressione di una maschera inquietante. Farsi annunciatore di una dottrina che può essere tollerabile solo nella misura in cui vi è preponderante l'amore per la vita che non può agire in modo esaltante se non in quanto il pensiero dell'uomo vi trova lo slancio fino alla divinizzazione della vita. Tutto questo, in verità, doveva essere in terribile contraddizione con il suo sentimento più intimo e la contraddizione ha finito per obnubilarlo. Tutto quello che Nice ha pensato, sentito, vissuto dalla nascita del suo pensiero del ritorno, Procede da tale rottura della sua interiorità. Si muove fra il digrignare di denti che maledice il demone dell'eternità della vita, e l'attesa dell'istante tremendo che dà la forza di pronunciare queste parole. Tu sei un Dio e mai io intesi cosa più divina. In quell'epoca, l'idea dell'eterno ritorno. Non aveva ancora per Nice forza di convinzione e gli intendeva far dipendere la sua divulgazione dal modo in cui essa sarebbe stata suscettibile di fondarsi scientificamente. Ci scambiamo una serie di lettere su questo argomento e in tutto quello che allora diceva ritornava continuamente l'errata opinione di poter trovare, studiando la fisica e la teoria degli atomi, una base scientifica irriducibile per la sua idea. Ecco perché decise di dedicarsi esclusivamente alle scienze presso l'Università di Vienna o di Parigi. Più tardi, ma solo dopo lunghi anni di assoluto silenzio, voleva tornare tra gli uomini come il dottore dell'Eterno Ritorno. Queste parole sono di Lou Salomé, una donna che significò moltissimo per la, la vita di Nietzsche, per il suo pensiero. Una donna... Nei confronti della quale Nietzsche nutrì ammirazione, rispetto e anche sentimenti di grande amore. E soltanto a Salome Nietzsche confidò questo segreto, la grande contraddizione che lui visse tra l'intuizione dell'eterno ritorno e la sua considerazione della vita umana, la necessità di considerare la vita come qualcosa di divino. E l'evidenza secondo cui la sua vita, la vita di Friedrich Nietzsche era in realtà qualcosa di intollerabile. L'amore e l'odio per la vita. Questo è quello intorno a cui vorrei far roteare questa live. Quindi vi do il benvenuto a questa live Reloaded dedicata a Friedrich Nietzsche. Un pensatore che ha cambiato radicalmente il mio modo di intendere la filosofia e non solo, che mi ha ispirato e che per questo è sempre avvicinabile con grande timore e grande rispetto. Spero, come sempre, di essere all'altezza non solo delle vostre aspettative, ma dell'abisso che questo pensatore ci propone all'interno della sua concezione della filosofia e non solo. Quindi benvenuti a tutti quanti. È bellissimo vedervi così numerosi già all'inizio della live. Siamo eh, 300 persone qui ad ascoltare una serata dedicata a Nietzsche. Abbiamo tante cose da dire, tantissime. E di nuovo... Poco tempo, ma cercherò di essere completo. Come sempre, la live monografica ha un duplice obiettivo. Uno è un obiettivo mio, quello di ripercorrere le idee ispiranti di un certo pensatore, come è successo con Spinoza, scusatemi, qualche, qualche settimana fa, come succederà a febbraio con Bergson e Kant. E quindi, prima di tutto, c'è sempre un obiettivo egoistico. Voglio farmi ispirare dal racconto che vi proporrò. Ma in secondo luogo. Ovviamente cercare di capire perché eh, perché cercare, perché, perché leggere Nietzsche, perché avvicinarlo, perché fare la fatica di avvicinare Nietzsche che non è una cosa decisamente facile. Quindi benvenuti, benvenuti. Vedo che c'è eh, ci sono tanti tanti presenti. Baffo antico versus baffo moderno. Fight! <ride> sarà sicuramente un conflitto, sarà sicuramente un conflitto. Come sempre io vi consiglio eh, di pormi le domande in chat scrivendo prima domanda in maiuscolo così che poi mi sia abbastanza facile recuperare le vostre domande. Eh, come sempre io faccio, metto le mani avanti, non riuscirò a leggere neanche un decimo delle vostre domande, dei vostri messaggi. Quello che vi chiedo è di essere intanto... Moderati nella chat, fra di voi so che durante la disquisizione, come sempre succede, fra di voi ci saranno delle diatribe, delle discussioni. Cercate di mantenere un equilibrio, quello che Nietzsche non ha mai avuto e non ha mai desiderato, e poi ci arriviamo. Però siate, siate, siate civili fra di voi. Mi raccomando, in secondo luogo, eh, cercate di non spammare nella chat. In questo senso, vi do il consiglio preziosissimo di essere sintetici, uno, e chiari, due, nelle vostre domande e anche nelle discussioni con gli altri. Eh, anche YouTube è un luogo in cui serve un po' di... Un po' di equilibrio, quindi buonasera a tutti, buonasera a tutti, aspettiamo ancora qualcuno che entri. Ci sono già dei bestemmiatori e io eh, andrò a eliminare subito bestemmiatori, e cose del genere. Non perché la bestemmia sia qualcosa di assolutamente inaccettabile, ma perché non è il contesto giusto, anche perché sappiamo bene che Dio non si bestemmi, perché Dio è morto in Nietzsche, quindi non si bestemmiano i morti ma arriveremo anche a raccontare questo eh, tipo di idea. Parleremo del rapporto fra Nietzsche e nazismo in chiusura del live perché io credo sia una delle cose mh, boh, una delle cose meno interessanti in realtà da scandagliare, però emergerà inevitabilmente eh, perché non c'è la super chat qui eh, beh, semplicemente perché non, a me non piace la super chat, non mi piace che ci siano utenti di serie A e serie B eh, che pagano per mettere in evidenza i propri commenti, quindi non è, non è una cosa che mi piace, perciò eh, io andrò a random, cercherò di leggere le domande che catturano la mia attenzione, come sempre vi avviso che non leggerò chi spamma la stessa domanda 30 volte, non fatelo. Lasciatevi trasportare dalla corrente io cercherò di incontrare il maggior numero di domande possibile però poi, eh, poi quello che capita capita ragazzi e ovviamente le domande che eh, non andrò non riuscirò ad affrontare potete mettermeli in un commento. Una volta che la live sarà terminata, perché la live rimarrà registrata, ve lo ricordo, eh, in modo anche da riascoltarla e da lasciarmi un commento alla fine della diretta. Quindi fatelo, fatelo, fatelo. Ma non siate maleducati in chat. Per iniziare a leggere Nietzsche che libri consigli, adesso io inizierò come sempre con le opere consigliate. Eh, bene, quanto durerà la live? Questa è una bella domanda. Non lo so. Io cercherò di stare come con Spinoza, intorno alle 2 ore, 2 ore e mezza. Quindi dovremmo terminare non oltre le 23.30. 23, e poi, poi tutto dipende da quanto mi lascerò trasportare dal nostro amato baffo filosofico. Eh, bene, bene, io credo che ci siamo. Lasciatemi riordinare le schede e gli appunti. 376 persone, lasciate il mi piace, mi raccomando, lasciate il mi piace, mi raccomando, così che il video venga condiviso e proposto ad altri. E adesso direi di cominciare. Che ne dite? Che ne dite? Allora... Eh... Ho iniziato leggendo un passo particolare, un passo che non è di Nietzsche, un passo che è tratto da una lettera di Lou Salomé. Come ho detto, una donna che ha avuto un significato importante per Nietzsche. Perché ho cominciato a leggere quelle parole? Beh, perché Nietzsche è un filosofo che fa esplodere le contraddizioni. È un filosofo tormentato. E per me è importante affrontare, iniziare a raccontare Nietzsche da questo vocabolo, il tormento. Sì, perché vedete, noi viviamo in un'epoca nella quale il filosofo, in qualche modo, ci è stato raccontato come qualcuno che ha tutte le risposte, o perlomeno qualcuno che ha alcune risposte. Il filosofo è il sapiente che ha capito come si vive, avendo capito come si vive, ci propone un modo di vivere. Il saggio è colui che ci indica una via. Il sapiente, il filosofo, l'intellettuale è colui che avendo visto la verità, rientra nella caverna e ci libera dalle nostre paturnie, dai nostri tormenti. Questa è un'idea sbagliata, un'idea sbagliata proprio per quello che Nietzsche ci mostra. È un'idea sbagliata perché Nietzsche è l'immagine del filosofo in quanto essere umano tormentato. E la filosofia è essa stessa una domanda intorno a quel tormento. Il filosofo vive nella spaccatura fra la propria esistenza e i propri ideali, il proprio pensiero, le proprie idee, e la sua vita si accorge continuamente di quanto essa sia insufficiente in relazione a quelle idee. Il filosofo vive nella tensione fra ciò che vorrebbe essere e ciò che in realtà riesce ad essere. E credo che pochi pensatori quanto Nietzsche rappresentino questo tormento, questa spaccatura. Perché Nietzsche ha avuto una vita piccola, una vita che sotto alcuni aspetti potremmo definire quasi, uso una parola pesante, insignificante. Una vita che non è stata minimamente all'altezza del suo pensiero. Una vita in cui... Lui stesso continuava ad accorgersi dell'insufficienza della propria condotta. Il pensatore dell'oltreuomo è stato un piccolo uomo. Il pensatore dell'eterno ritorno, colui che desiderava che la vita ritornasse eternamente, colui che diceva che bisogna desiderare il ritorno continuo della vita, ha continuato a vedere la propria esistenza come a qualcosa di indesiderabile, come a qualcosa di abietto, orribile, terrificante. E questo può risultarci fastidioso, sapete perché? Perché noi vorremmo che fosse il contrario. Noi vorremmo leggere Nietzsche come, ad un, come se fosse un pensatore che ci indica la strada giusta. E invece, questo è ciò che per me la filosofia di Nietzsche rappresenta, Friedrich Nietzsche è stato, in un'epoca di finti saggi, un vero ignorante. Ma un ignorante non nel senso... Qualitativo del termine, non quantitativo del termine, non è l'ignoranza nei confronti dei fatti del mondo. No, Nietzsche, in un'epoca in cui noi ci circondiamo di personaggi loschi, che affermano, sapendo che noi vogliamo da loro questo, di aver capito tutto, quindi di sapere tutto, di sapere quanto basta per sembrare infallibili. In un'epoca in cui i saggi sono questo, Nietzsche ci dice. Noi non sappiamo niente. Non sappiamo niente perché non conosco nulla di me stesso e in quell'ignoranza siamo intrappolati nella tensione fra la vita e l'idea, fra la filosofia e la condotta, fra ciò che vorrei da me stesso e dal mondo e ciò che invece riesco ad essere e manifestare. Questa è una cosa importante da capire perché senza questo... Aspetto Nietzsche ci sfuggirebbe. Nietzsche rischierebbe di diventare un altro guru, un altro pensatore motivazionale che ci può spingere a vivere la nostra vita in un modo o nell'altro. Ma quello che Nietzsche non ha cercato di fare è di essere nostro pastore. Per quanto anche lì, alcune volte, in alcuni scritti, potrebbe sembrare il contrario, perché Nietzsche stesso, odiando i pensatori guida, i liberatori, a volte è caduto nel difetto di sembrare un liberatore, e anche lì noi vediamo l'insufficienza. Vediamo, vediamo la chiarezza dell'umanità di Nietzsche, umano troppo umano, veramente, ma un uomo resosi conto di essere umano troppo umano. Quindi abbiate in mente questo: Nietzsche si legge come pensatore della tensione, dell'insufficienza, un vero ignorante. Questo è quello che vorrei diciamo così, mostrare all'inizio. E la lettera di Salomè lo esprime perfettamente. Salomè dice: "Quando Nietzsche mi ha raccontato la sua idea dell'eterno ritorno, io sono rimasta esterrefatta e lui stesso era spaventato dall'idea". Ecco un altro aspetto importante del tormento, i filosofi che vengono spaventati dalle loro idee. In un'idea di filosofia e del filosofo come di un pensatore della via di mezzo, della saggezza, dell'equilibrio. Sapere che Nietzsche dalle sue intu intuizioni era spaventato è una cosa preziosa che dobbiamo ricordare. E Salome lo dice chiaramente: Nietzsche era spaventato, atterrito, ma soprattutto in imbarazzo, sapendo che il suo pensiero non sarebbe mai stato raggiunto dalla sua condotta. Nietzsche ha vissuto una vita non in linea con il suo pensiero, è stato insufficiente, in quell'insufficienza è riuscito a dirci qualcosa di importante. Ora, fatta questa introduzione, mi sembra come sempre necessario, visto che anche me lo state chiedendo in molti, eh, consigliarvi le opere che contraddistinguono il pensiero nicciano. Ovviamente... Approcciare Nietzsche è sempre un casino, proprio in virtù di questa sua stranezza, di questo suo tormento. Non è un pensatore facile Nietzsche, è uno dei pensatori più difficili da approcciare e per questo, io lo dico qui in modo chiaro, è molto rischioso iniziare a leggere filosofia con Nietzsche. Nonostante io lo dica, Nietzsche è stato il primo filosofo che io abbia letto in vita mia, perché il primo libro che ho preso in mano e cominciato a leggere e affrontare, è stato proprio al di là del bene e del male di Nietzsche a 14 anni. Perché è stato importante? Beh, perché forse l'ho incontrato in un momento giusto. In quanto io a 14 anni, leggendo Al di là del bene e del male, mi sono subito scontrato con la consapevolezza di non averci capito niente. Ed è in virtù di quel non averci capito nulla che io poi ho cominciato a leggere tanti altri filosofi, pensatori, autori che cercavano di spiegarmi Nietzsche. Eh, però ecco, se leggerete Nietzsche, sappiate che alla prima lettura Nietzsche vi risulterà oscuro, difficile. Ed è importante che sia così. Se voi capite qualcosa di Nietzsche alla prima lettura, è probabile che in realtà non ci abbiate capito nulla. Nietzsche è oscuro, Nietzsche è enigmatico, scrive come un oracolo, scrive per indovinelli, scrive per metafore, allegorie e quindi è complicato. Nietzsche va letto almeno due o tre volte prima di essere assorbito e purtroppo va letto in diversi momenti della vita. Non è che se io prendo adesso la Gaia Scienza di Nietzsche e la leggo oggi e poi la rileggo domani, ah ho capito, no. La Gaia Scienza è un testo che magari va affrontato a 18 anni, poi a 24 anni e poi magari riletto a 30 anni e ogni volta è un testo che potrà far emergere elementi interpretativi differenti. Quindi Nietzsche richiede pazienza, ma ciò non significa che non dobbiamo leggerlo. Il fatto che io possa non capire Nietzsche non è una scusa buona per non leggerlo, leggetelo e allora leggendolo da quali opere cominciare? Come sempre dividerò la trattazione delle opere consigliate, le trovate tutte sotto in descrizione, mi raccomando, in due tronconi. Prima le opere di Nietzsche e poi le opere critiche su Nietzsche, che a differenza della live su Spinoza saranno un po' di più perché Nietzsche necessita di ulteriori interpreti proprio in virtù della sua difficoltà. Allora, le opere di Nietzsche che io consiglio sono le seguenti. La nascita della tragedia. Partire da questo, non solo perché è la prima opera importante di Nietzsche, ma anche perché è forse la più accessibile. Credo che la nascita della tragedia metta intanto sul piatto della bilancia alcuni dei concetti basilari dello sviluppo del pensiero nicciano. Per esempio, la dicotomia fra Apollineo e Dionisiaco, che poi discuteremo, ma anche perché, ripeto, è l'opera meno allegorica, meno metaforica, meno oscura. La seconda opera che mi sento di consigliare è la Genealogia della morale. Per lo stesso motivo, perché anche se è stata scritta successivamente, un po' più tardi rispetto ad altre che qui consiglio è più accessibile rispetto ad altre. Diciamo che la nascita della tragedia e genealogia della morale possono essere le due opere per introdurci nel pensiero nicciano. Di nuovo, attenzione, non sono comunque opere facili, però fra quelle di Nietzsche sono, secondo me, le più facili. Ok? Perfetto. Il terzo testo, perché a un certo punto bisogna cominciare, è così parlò Zaratustra. Ci arriveremo a parlarne questa sera di Zarathustra, eh, però sappiate che questo è un testo fra i più criptici, difficili, di eh, più complicato accesso della storia e della filosofia. Nonostante questo, non possiamo capire Nietzsche senza leggere lo Zarathustra. Quindi, dopo aver affrontato un paio di opere accessibili, secondo me è il momento di sbattere il naso sullo Zarathustra. Dopodiché, al di là del bene e del male, che è un'opera straordinaria, la Gaia Scienza, altra opera straordinaria, L'Anticristo ed Ecce homo. Perché le ho citate in modo così veloce? Beh perché in realtà sono tutte opere che, in buona parte, sono scritte per aforismi, di nuovo con la caratterizzazione metaforica oracolistica di Nietzsche, eh, però, è difficile dire effettivamente. Il tema di queste opere, perché sono tutte opere molto composite, quelle di Nietzsche. Non è che in Al di là del bene e del male ci sia un tema dominante diverso da quello di Ecce Homo, Ecce Homo è più autobiografico rispetto ad Al di là del bene e del male, però in fin dei conti i temi si, rit si ritrovano e ritornano continuamente. La stessa cosa con La Gaia Scienza e via dicendo. Quindi queste sono le opere che io consiglio di Nietzsche eh, scritte proprio di suo pugno. Non consiglio la volontà di potenza perché è l'opera anche più modificata, l'opera più manipolata e quindi anche l'opera che potrebbe fuorviarci di più. Ma di nuovo, questo lo vedremo successivamente. C'è una serie di opere critiche da affrontare assolutamente di Nietzsche. Perché? Perché Nietzsche è uno di quegli autori che, certo, posso affrontarlo leggendo direttamente o anche solo lui, però c'è un maggiore rischio di fraintendimento proprio in virtù della caratterizzazione della sua scrittura e del suo stile. Quindi io consiglio la lettura di alcune opere che possono guidarci all'interno del, del pensiero nicciano. Il primo è... Ancora quello che consigliai nella prima live monografica su Nietzsche, eh, che ormai si tratta di quasi cinque anni fa, che cosa ha detto Nietzsche di Mazzino Montinari? È ancora oggi un'opera veramente, veramente ottima, perché Montinari riesce con questo libro a fare una cosa difficilissima, riesce ad essere obiettivo, per quanto possibile, di fronte a un autore. Che di obiettivo non può avere nulla. È letteralmente un virgilio silenzioso che riesce a darci la caratterizzazione del pensiero nicciano con i suoi concetti principali e ci dà veramente de de delle linee guida che ancora oggi mi lasciano basito. È una delle opere migliori su Nietzsche che io abbia mai letto e la consiglio ancora oggi. Dopodiché Un'altra opera molto bella è quella con cui ho cominciato la live di questa sera, Il Circolo Vizioso dell'Eterno Ritorno di Klosowski, anzi Il Circolo Vizioso di Nietzsche. No, anzi scusatemi, è Nietzsche e Il Circolo Vizioso di Pierre Klosowski. Ottima opera perché mette uh, uh, al tempo stesso un sacco di testi anche inediti, di difficile ritrovamento di Nietzsche e non solo di Nietzsche. Eh, con un commento molto attento molto acuto è un libro che io amo moltissimo quello di Klosowski quindi consigliatissimo dopodiché abbiamo il Nietzsche di Deleuze Nietzsche e la filosofia è un testo che ha cambiato enormemente la mia visione di Nietzsche quando l'ho letto perché Deleuze ha un modo molto particolare di fare storia della filosofia Deleuze letteralmente usa i pensatori di cui parla e in questo utilizzo riesce a dare delle interpretazioni originali che non si discostano troppo dalle volontà comunicative degli autori, da, dalle intenzioni degli autori per quanto ne sappiamo, ma al, te al tempo stesso riesce ad aprire degli spiragli di comprensione prima inediti. È un testo bellissimo, molto difficile come sono tutti i libri di Deleuze, però se uno ha già letto qualcosa di Nietzsche e vuole avere una visione alternativa molto ricca, questo è il libro giusto. Dopodiché non posso non citare, anche perché adesso finalmente ha un costo accessibile, il Nietzsche di Heidegger. Anche qui noi siamo di fronte a un'opera eh, che manipola in modo forte il pensiero nicciano. Esattamente come Deleuze, anche Heidegger usa Nietzsche per i propri scopi interpretativi e... Eh, diciamo così filosofici eh, rispetto alla live di 4-5 anni fa eh, quando fui forse un po' troppo violento nei confronti di questa interpretazione heideggeriana io poi nel tempo ho ripreso in mano questo testo di Heidegger e eh, lo apprezzo un po' di più eh, questo in parte è dovuto al fatto che ho letto altre cose su Nietzsche ho riletto varie volte Nietzsche eh, un tempo ero molto molto critico, molto nemico di questo testo, oggi la mia visione è un po' eh, smussata, quindi è un testo che in realtà metto alla pari rispetto a quello di Deleuze, che comunque preferisco, però anche il Nietzsche di Heidegger sicuramente nello stile e nei contenuti è molto potente. Dopodiché c'è un testo abbastanza recente, Io sono dinamite, di Prideau, è un bel testo, non l'ho ancora letto tutto, ma lo sto leggendo. Ne parlerò probabilmente in un, eh, un consiglio di lettura, in un preferiti di qualche mese prossimo. È un bel testo, molto divulgativo, parla della vita di Nietzsche. Ed è interessante perché, come le autobiografie, le, le autobiografie migliori, non racconta la vita in sé per sé, ma racconta il modo con cui la vita di questo uomo si è connessa e frammentata all'interno del pensiero di Nietzsche. Infine eh, un bellissimo testo di Maurizio Ferraris, Spettri di Nietzsche. È un bel testo, anche qui abbiamo un'interpretazione molto personale del pensiero nicciano, eh, però decisamente, decisamente apprezzabile la visione che Ferraris ci dà di Nietzsche, critica, eh, però molto molto ricca. Quindi da leggere. Tutti questi testi li trovate sotto in descrizione, quindi vi consiglio di recuperarli. Eh, sia quelli di Nietzsche che quelli su Nietzsche perché queste sono letture che sicuramente vi arricchiranno e non poco. Fatta questa carrellata sulle opere nicciane e su Nietzsche direi di passare a un piccolo intermezzo prima di tuffarci poi nella monografica. Vorrei infatti ricordarvi due appuntamenti importanti, uno online e uno offline. Quello online si terrà la prossima settimana e visto che parliamo di Nietzsche, beh, non possiamo non citare questo avvenimento perché su Daily Cogito, dal 3 al 9 febbraio, si terrà la Philip K Week, c'è cioè un'intera settimana tematica dedicata a Philip K. Dick. Ringrazio tutti quelli che mi hanno, peraltro, subissato con questo titolo. Io eh, qualche settimana fa ho lanciato il sondaggio, suggeritemi un titolo per la settimana tematica su Dick. E ho ricevuto decine e decine di messaggi con Philip K. Wick. Perciò alla fine sarà così. Eh, sono sette puntate, ogni mattina alle sette su Daily Cogito, dedicate al pensiero, alle opere, ai romanzi, alle storie, alla vita di questo grandissimo autore, che sicuramente ci farà incontrare anche Nietzsche, eh, perché è inevitabile questo, questo richiamo. Perciò non perdetela su Daily Cogito, vi ricordo che Daily Cogito esce ogni mattina alle sette su. YouTube, Spotify, iTunes, Spreaker, Google Podcast, ovunque. Lo trovate, è gratuito, seguitelo se non l'avete mai fatto. In secondo luogo volevo ricordarvi anche un appuntamento offline. Domani sera alle 18 sarò a Vicenza per presentare alla libreria Galla, con l'aiuto di Gennaro Romagnoli, il mio Spinoza e Popcorn. E peraltro, lasciate che vi ringrazi, perché insomma, eh, Spinoza e Popcorn è entrato in ristampa con due mesi, anzi quasi tre mesi di anticipo eh, rispetto alle previsioni. Quindi è una bellissima notizia, vi ringrazio tantissimo. All'interno di Spinoza e Popcorn c'è anche un capitolo in cui si discute di Nietzsche in relazione a Tolkien e al Signore degli Anelli e alla filosofia della storia. Bene, direi che ora ci siamo. 440 persone, siamo in tanti, siamo belli, quindi possiamo anche cominciare, direi. Vedo che siete belli attivi in chat, ma la chat la leggerò dopo. Ehm, prima c'è una domanda di Eli Pulci che mi chiede: si comincia dai testi dell'autore o su quelli sull'autore? Ma guarda, il mio consiglio è partire dai testi dell'autore tenendo di fianco il libro di Montinari. Uh, il mio consiglio proprio spassionato è leggere prima Montinari e poi i libri di Nietzsche uh, e una volta letci, letti due o tre libri di Nietzsche passare ad altri libri di critica che mi danno qualche prospettiva. Però poi insomma, questa è una cosa molto personale, si può anche partire da Nietzsche, scontrarsi con la violenza della sua prosa e poi cercare aiuto e soccorso uh, con Montinari o altri. Um, bene. Direi che adesso partiamo con i temi della live. Allora, la filosofia di Nietzsche, come dicevo, è una filosofia di tensioni continue. Tensioni fra concetti. Il concetto di misericordia e il concetto di compassione. Il concetto di oltreuomo e il concetto di pessimismo. Il concetto di morale degli schiavi e morale. Um... Dei padroni, il concetto di Apollineo e Dionisiaco. La filosofia di Nietzsche è una filosofia di dualismi continui, ma non solo, come ho accennato all'inizio, è una filosofia di continue tensioni fra la realtà e la sua immaginazione, i concetti e gli eventi, la vita e il pensiero. E Nietzsche deve essere letto in virtù di questa tensione. Proprio perché la sua prosa risente tantissimo di quella tensione. Voi quando leggete Nietzsche, leggete un uomo tormentato dall'inizio alla fine. Certo, questo tormento cresce mano a mano che lui matura, perché la prosa della nascita della tragedia è accessibile, pacata, ben educata. L'ultimo Nietzsche. È in preda alla follia, è in preda a un sentimento di sacro terrore e al tempo stesso di ispirazione eh, estatica. Perciò, eh, perciò Nietzsche va letto in questa tensione, va letto come un pensatore che non ha mai trovato le risposte che cercava. Questo ce lo rende molto umano perché Nietzsche eh, cattura la nostra attenzione perché le sue incertezze le riconosciamo in noi stessi. È importante per me eh, rimarcare questo concetto perché io detesto l'immagine di cui troppo spesso ci siamo convinti del filosofo come di qualcuno che ha tutte le risposte. È una stronzata, ragazzi. È sbagliato. È l'immagine contraria della filosofia. Il filosofo è fallibile. E fallisce, ed è in virtù di quei fallimenti che sente marchiati nel proprio animo che poi ha le sue vere idee. Questo l'abbiamo visto tante volte nelle monografiche. Vi ricordate Kierkegaard? Vi ricordate lo stesso Spinoza? L'insufficienza della propria condotta nei confronti del pensiero? Questo è fondamentale. E Nietzsche lo sentiamo incollato addosso perché le sue incertezze sono marchiate a fuoco fra le sue pagine. E per quanto siano epiche le sue narrazioni, i suoi racconti, le sue metafore, le sue allegorie, eh, sono sempre impregnate dell'incertezza di un uomo che non sa veramente cosa farne della propria vita in relazione al proprio pensiero. E questo è fondamentale. Nietzsche è il contrario del liberatore della caverna platonica. Perciò la sua è una filosofia di tensioni continue. E vorrei leggervi una cosa per farvi sentire... Una di queste tensioni, la tensione nei confronti eh, di due concetti, da un lato il superamento dell'uomo, cioè la filosofia di Nietzsche che si propone come, ehm, come dire, profezia dell'uomo che verrà, e dall'altra parte la fedeltà alla terra, la fedeltà a questa vita, il tentativo di abbrancare questa esistenza e nessun'altra. Nietzsche scrive... Ve ne scongiuro, fratelli miei, rimanete fedeli alla terra e non prestate fede a costoro che vi parlano di speranze sovrannaturali. Sono avvelenatori, coscienti o incoscienti, sono spregiatori della vita, morituri, avvelenati essi stessi. La terra ne è stanca. Ebbene, cacciateli per sempre. Fedeltà alla terra e connesso a questo, un altro insegnamento. Non cacciate più la testa nella sabbia delle cose celesti, ma portatela liberamente. Una testa terrestre che crea essa il senso della terra. Il superuomo è il senso della terra. La vostra volontà proclami il superuomo sia il senso della terra. Sentite la tensione. Da un lato il ritorno alla Terra, ritornare a questa vita, dare valore a questa esistenza. Dall'altro il superamento, questa tensione continua in cui l'uomo, non solo inteso in senso filosofico come l'uomo, ma inteso come l'uomo Friedrich Nietzsche, è continuamente intrappolato. Quindi leggiamo Nietzsche da questo punto di vista. Eh, la tensione fra il pessimismo... E il vitalismo, il fatto di considerare la vita come qualcosa di orribile, una vera tragedia, eppure al tempo stesso chiamare alla vitalità, allo slancio, a quello che Bergson avrebbe chiamato l'élan vital, lo slancio vitale, Bergson che affronteremo nella prossima live monografica Reloaded. Ehm, da un lato la volontà di potenza, e dall'altro il determinismo. La volontà di potenza, questa necessità di. Desiderare ogni istante come se ogni istante fosse già ritornato a me infinite altre volte, e dall'altro lato il determinismo. E questo l'abbiamo affrontato con Spinoza: l'apparente paradosso fra la libertà e la consapevolezza che siamo creature determinate, che siamo creature necessitate. Anche questa è una tensione che in Nietzsche crea delle, delle, delle contraddizioni evidenti e fortissime. Uh, noi in Nietzsche non possiamo cercare una coerenza, non possiamo cercare un sistema. E credo che Nietzsche da questo punto di vista abbia rappresentato il più grande attacco nella storia della filosofia alla grande costruzione dell'idealismo tedesco. Molto più di Kierkegaard, che certamente Kierkegaard è riuscito a dire delle cose contra Hegel che hanno letteralmente minato alla base la filosofia hegeliana dell'idealismo tedesco. Ma Nietzsche... Riesce a fare questo in un modo molto diverso, non intellettuale, incarnando l'insufficienza dell'idealismo tedesco. Cioè, in Hegel non è pensabile un uomo come Nietzsche, non solo un pensiero nicciano, un uomo come Nietzsche. La sua stessa esistenza contraddice eh, i presupposti del pensiero hegeliano. Il successo del pensiero nicciano contraddice ciò che troviamo all'interno del pensiero hegeliano. Eh, perciò noi dobbiamo capire, molto spesso Nietzsche viene, viene, viene criticato per la sua impostazione poetica, per esempio. Voglio dire, la buona parte delle opere Nietzscheane, come ho già detto, sono scritte sotto forma di aforisma, moti eh, moti moti eh, metafora, eh, poesia. Ci sono gli idilli di Messina, che sono delle poesie terrificanti. Comunque immagini, allegorie, poetiche... Uh, non solo, ma Nietzsche è un pensatore che riprende fortissimamente la tradizione mitologica. Così, Paolo Zaratustra, è un testo mitologico che cerca di fondare un mito. E a tutto questo aggiungiamo che le opere meno narrative di Nietzsche sono scritte per aforismi. Quindi capite bene che Nietzsche può stare veramente antipatico perché ci toglie dalle spalle. Il peso, che per alcuni invece è la leggerezza, di un sistema filosofico. Ovvero un sistema coerente in cui i pensieri si incastrano in modo quasi matematico e logico. Un pensiero come quello hegeliano, ma come quello di tanti pensatori. Nietzsche destruttura completamente tutto questo. Ed è il motivo per cui Nietzsche o si ama o si odia. Non è come il già citato Kierkegaard, che può essere <coughs> condiviso in parte. Scusate, ma <coughs> oggi. Stamattina ho fatto una conferenza in una scuola per due momenti diversi, ho parlato per tre ore, quindi la mia voce durante la serata verrà meno. Solo che non riesco a stare tranquillo parlando di Nietzsche, quindi berrò molto spesso. Quindi, ecco, dicevo, Nietzsche o si ama o si odia, non lo si può prendere a metà Nietzsche. Kierkegaard lo si può prendere a metà, per esempio con Kierkegaard, che è uno dei pensatori che sento più vicini a Nietzsche. Si può condividere l'impostazione etica, per esempio, ma non condividere poi lo slancio metafisico nei confronti della fede, dell'assolutizzazione della fede e via dicendo. In Nietzsche, le cose sono talmente complicate, autocontraddittorie, mitologiche e tese in tensione, che è difficile dire: ok, in Nietzsche prendo questo e rifiuto quest'altro. Sembra quasi un paradosso perché da un pensiero così composito potrei pensare, da un pensiero non sistematico potrei pensare che io possa prendere delle cose, accettarle, e rifiutarne delle altre. E invece, proprio in virtù di questa incarnazione del suo pensiero, che è difficile prendere alcune cose e rifiutarne altre, per questo Nietzsche o si ama o si odia. E in effetti nel corso della storia della filosofia i suoi interpreti sono stati o interpreti che lo adoravano che lo idolatravano, che lo rendevano mitologico, oppure interpreti che lo rifiutavano. E qui in Italia, ad esempio, abbiamo avuto infatti dapprima un rifiuto viscerale nei confronti di Nietzsche, considerato come un pensatore um, ispiratore del nazismo e via dicendo, e poi invece una moda eclatante. Nietzsche da ormai 25 anni, dopo le opere eh, di Vattimo e di altri, Vive una fortuna straordinaria. Io credo che il 30% delle tesi di filosofia nelle facoltà italiane siano in qualche modo incentrate su Nietzsche. Quindi eh, questo, è, questo è il motivo per cui lo si ama o lo si odia. E adesso arriveremo a raccontare alcune di queste tensioni. Eh, allora, leggiamo un po' di domande, anche se è presto, però due o tre possiamo tranquillamente leggerle. Quella deve essere vodka. Sì, sì, c'è vodka qui dentro eh, perché è l'unico modo per sopportare la, la voce che mi sta andando via piano piano. Sappiate che potrei concludere la live quasi senza voce. Sarà divertente poi fare la presentazione di domani. Però oggi ho parlato veramente troppo, troppo, troppo. In realtà sto parlando troppo eh, in generale. Eh, domanda di Leopold, farei un confronto fra la volontà di potenza e la volontà di Schopenhauer. Sì, magari ci scappa, vediamo, toccherò on passant il rapporto fra Nietzsche e Schopenhauer perché mi sembra, sinceramente mi sembra sempre un po' troppo inflazionato, è uno degli aspetti che mi interessano di meno, però ci arriviamo, ci arriviamo sicuramente. Eh, Stefania Bandecchi chiede, filosofo dunque è colui che ha mille domande senza una risposta? No, non è detto, non è detto, filosofo è sicuramente uno che riesce a porre in questione tantissime cose, tantissimi elementi della vita. Poi magari qualche risposta la trova, io non voglio, no, non voglio cadere nel difetto di quelli che considerano i filosofi come quelli che non danno mai risposte. In realtà dalla filosofia noi abbiamo avuto più che risposte, abbiamo avuto tanti strumenti per capire meglio certe cose, i concetti a quello servono. Eh, però mi piace pensare, eh, ricalcando un po' l'idea di Deleuze e anche di Nietzsche, che il filosofo non dà delle risposte definitive, fornisce strumenti, questo sì, non solo domande, ma concetti. E i concetti sono, come voleva Nietzsche, degli strumenti. Fare filosofia con il martello significa proprio questo, usare le idee per impattare sulla realtà. E, e ovviamente la realtà su cui impatta il filosofo... È la propria, non quell'altrui, è la propria, è la propria vita, l'oggetto di discussione e studio del filosofo, sempre, questo sì. Qualcuno ha già detto che in realtà il lavoro di Nick è fare il cosplayer di Nice, beh questo è il motivo per cui tengo anche il pizzetto, così non mi confondete con lui e io evito di eh, mettermi a fare del sesso con dei cavalli, ecco questo è un po' quello che, che cerchiamo di fare. Cosa valorizzi o cosa no nello specifico della monografia di Heidegger? Usti, eh, questa è tosta, ti darò una risposta, ovviamente non posso fare un, un discorso ampio su questo perché, perché dovrei spenderci veramente un'ora solo su questo. Posso dirti che io valorizzo molto... Eh, la lettura del, de, de, de la, della valenza poetica di Nietzsche, cioè la potenza con cui Heidegger riesce a restituire al lettore il valore del mito. Cioè Heidegger in quel testo, quando parla di come Nietzsche usa il mito, come usa la figura di Zarathustra, secondo me è fenomenale. E varie altre cose, ovviamente. Valorizza un po' meno il fatto che, a mio parere, Heidegger ha usato Nietzsche in modo molto politico, cioè nel senso che ha usato il pensiero nicciano per sostenere una lettura metafisica delle realtà che poi era, era quella che troviamo in essere tempo. Eh, non politico nel senso nazista, nel senso proprio eh, nel senso di usare Nietzsche per dare sostegno a una visione del mondo che poi si è tradotta anche in ambiti politici. Diciamo che in Heidegger, eh, secondo me, la manipolazione del pensiero nicciano è stata un po' troppo marcata sotto alcuni aspetti, è questo. L'ignoranza era uno dei motori di Socrate, chiede Luca Brusasco. Cosa c'è di differente rispetto a Nietzsche? Beh, in questo poco eh, Nietzsche fa dell'ignoranza uno dei motori, e nei suoi scritti lo si vede chiaramente spessissimo. Motivo per il quale lui utilizzò molto il mito e non il saggio per dire quello che pensava. Ovviamente è molto diverso l'approccio poi. Platonico Socratico, un approccio molto razionale e analitico ai problemi che in Nietzsche invece non troviamo. E questa è la codardia che nice, eh, di cui Nietzsche accuserà sempre Socrate o, o perlomeno il Socrate che noi conosciamo eh, leggendo Platone. Bene, direi di, di continuare adesso. State facendo delle ottime domande, continuate a farle, siate ordinati, siate educate. Io poi, fra poco, torno a leggerne alcune. Direi di partire dalla prima grande dicotomia, dal primo grande dualismo che troviamo in Nietzsche, che è quello fra Dioniso e Apollo. Ora Nietzsche si forma come filologo, come filologo di testi classici. E questo eh, lo spinge a farsi un'idea ben precisa di quella che era la Grecia. La Grecia di Nietzsche, la, la cultura greca che Nietzsche guarda con ammirazione, non è quella dei Socrate, dei Platone, degli Aristotele, della scultura classica, del razionalismo, eh, non è quella che poi verrà ripresa per esempio da, 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 da Kant, dallo stesso Hegel, eh, che verrà ripresa durante la scolastica, non è il classicismo greco. La Grecia di Nietzsche è la Grecia dei presocratici è la Grecia della tragedia, è la Grecia del pensiero pre-razionalista che Nietzsche individua proprio nella, nella filosofia platonica, attribuita poi a Socrate e via dicendo. Quindi la guida spirituale di Nietzsche è la filosofia dei pre-socratici e già dalla sua prima opera, la nascita della tragedia, questo è chiaro come la luce del sole. Infatti in questa opera noi troviamo... Un elogio della tragedia che deve assolutamente eh, essere ben chiaro quando approcciamo Nietzsche. E io partirei da questo. Che cos'è la tragedia? Qual è la caratteristica fondamentale che Nietzsche individua nella tragedia? Sono due. Uno è la coesistenza di Dioniso e Apollo, e lo teniamo da parte e ci arriviamo dopo. L'altro è un'idea che accompagnerà Nietzsche per tutta la sua maturazione, per tutta la sua opera. La tragedia è il contrario della storia moralizzante della Grecia poi classica, quella di Socrate e di Platone, quella Grecia in cui il mito diventa pedagogico, la Grecia che fa della storia qualcosa che ci permette di imparare. La narrazione diventa, infatti il mito diventa il modo con cui il maestro tramanda all'allievo il modo con cui vedere un problema, interpretare il mondo e via dicendo. Non è questa la tragedia, la tragedia è l'esatto opposto. La tragedia è una narrazione non moralizzante che ha l'unico scopo di restituire la complessità. La tragedia, per come la vede Nietzsche, per come la vediamo nella nascita della tragedia, è una storia irrisolvibile. Cosa vuol dire irrisolvibile? irrisolvibile. Beh, vuol dire che quando leggiamo, per esempio, eh, la storia di Agamennone, la storia dello scoppio della guerra di Troia, oppure eh, la storia di Prometeo e via dicendo, la tragedia greca vera, quella a cui Nietzsche fa riferimento, non ci dice chi ha ragione e chi ha torto. Per quanto siano terribili le azioni di un personaggio, per quanto siano terrificanti tutte queste cose, per esempio la tragedia di Edipo, ok? Noi possiamo ritenere eh, gli atti di Edipo terrificanti, inaccettabili, e potremmo moralizzare gli atti di Edipo, come farà Freud, eh, più o meno <ride> contemporaneo agli scritti di Nietzsche, un po' dopo. Noi potremmo moralizzare Edipo, ma in realtà la tragedia in sé per sé ci dice solo un'altra cosa, ci dice che per quanto terribili siano le azioni di Edipo, noi abbiamo sempre la possibilità di vederne le ragioni. Cioè la tragedia è un continuo rimando di diverse prospettive. E certo, è certo, Agamennone fa scoppiare la guerra, ma aveva le sue ragioni perché Elena aveva fatto, perché Clitennestra aveva fatto e via dicendo. E così tutte le tragedie. Questo è antimoralizzante dal punto di vista di Nietzsche. Non è la tragedia, non è la storia che cerca di dirci come considerare il mondo in senso di giusto e di sbagliato, di bene o di male. La tragedia non ha la spaccatura di bene o di male, ha solo sfumature di grigio, ma soprattutto ha diverse prospettive. La tragedia è la storia, secondo Nietzsche, che restituisce meglio la complessità delle prospettive con cui il mondo poi si forma, il mondo inteso in questo senso come la storia, la tragedia, è il connubio complesso, irrisolvibile, non diviso fra bene e male di prospettive diverse. Quindi questo è fondamentale da capire, è già una differenza che Nietzsche racconta in modo potente fra quella che è la Grecia classicista dei Socrate, razionalista del Platone, dell'Aristotele, via dicendo, è la Grecia presocratica che non voleva fare la morale, non aveva bisogno di maestri, non aveva bisogno di guide spirituali e di nient'altro. Questo è un aspetto importante e credo che, da un certo punto di vista, eh, se noi andiamo a leggere i testi che Nietzsche eh, appunto analizza nella nascita della tragedia, noi non possiamo che concordare con Nietzsche. Quando leggiamo Esopo, per esempio, noi troviamo una differenza netta fra le fiabe di Esopo e le tragedie precedenti pressocratiche. In che senso? Nel senso che c'è da un lato la fiaba che ha la sua morale, cioè nelle fiabe di Esopo tu sai dove sta il bene e dove sta il male. Nelle tragedie? Assolutamente no. Non c'è il bene e il male, c'è un mondo che è un reticolo complesso di significati e interpretazioni e prospettive. E ognuno, per quanto inaccettabile, purtroppo, perché sarebbe molto più bello avere il bene e il male netti e leggibili, purtroppo ognuno ha le proprie ragioni per portare avanti i suoi comportamenti. E sarà la coscienza del personaggio a fare i conti con i propri comportamenti. E il nostro giudizio è qualcosa di cui la tragedia non ha bisogno. Questa è un'idea molto importante eh, perché poi avrà delle conseguenze fondamentali nella filosofia di Nietzsche. Perciò capite bene che eh, in Nietzsche la filosofia è tutt'altro che la ricerca della giusta misura. È molto più simile all'arte da questo punto di vista, per questo che parte dalla, dal teatro tragico greco. Perché la filosofia non è affatto la ricerca della giusta misura, semplicemente perché non esiste una giusta misura, nessuno può decidere cos'è giusto e cos'è misurato. Siamo dispersi, ogni personaggio delle tragedie è in contatto con la sua propria coscienza, col suo proprio demone e con quello deve fare i conti. E per quanto noi possiamo simpatizzare nei confronti del razionalismo socratiano, secondo Nietzsche quello è un'aberrazione, qualcosa che non ha a che fare con la realtà, anzi che ci convince di un mondo di fantasmi. E in effetti andiamo a leggere un testo, un testo che ci introduce a questo tipo di, eh, di idea e che ci introduce all'altro aspetto della tragedia, l'Apollineo e il Dionisiaco. Allora scrive Nietzsche. Lo sviluppo dell'arte è legato alla dicotomia dell'Apollineo e del Dionisiaco, nel modo medesimo come la generazione viene dalla dualità dei sensi in continua contesa tra loro e in riconciliazione meramente periodica. Cioè, la giusta misura c'è, ma passa in fretta. Sulle loro, cioè dei greci, sulle loro due divinità artistiche, Apollo e Dioniso, è fondata la nostra teoria, che nel mondo greco esiste un enorme contrasto, enorme per l'origine e per il fine, tra l'arte figurativa, quella di Apollo, e l'arte non figurativa della musica, che è propriamente quella di Dioniso. I due istinti, tanto diversi tra loro, vanno l'uno accanto all'altro, per lo più in aperta discordia, fino a quando, in virtù di un miracolo metafisico della volontà ellenica, volontà fra virgolette, compaiono in ultimo accoppiati l'uno con l'altro e in questo accoppiamento finale generano l'opera d'arte, altrettanto dionisiaca che appollinea, che è la tragedia attica. In questo passo fenomenale... Nietzsche afferma che i due impulsi della creatività e non solo dell'esistenza, l'Apollineo e il Dionisiaco, trovano il proprio connubio, in modo perfetto e forse unico, nella tragedia attica, la tragedia che precede il razionalismo della Grecia classica, platonica, aristotelica e socratica. Chi sono Apollo e Dioniso? Beh, Apollo e Dioniso in questo caso potremmo definirli due personaggi concettuali, cioè sono due divinità che rappresentano non solo dei concetti ma delle tendenze. Secondo Nietzsche la vita è continuamente intrappolata nella tensione, di nuovo, fra la necessità di dare forma alle cose, figura, creare immagini, conservare, e quello è il dio Apollo, che nella metafora utilizzata qui in questo testo è l'arte bella da vedere, la forma definita della scultura, la forma intoccabile che tende alla perfezione della bella forma, e dall'altro lato Dioniso, Dioniso che è invece il rappresentante dell'arte non figurativa, della musica ovvero di ciò che non ha mai una forma definitiva e che per sua stessa natura è trascinata dagli eventi e trascina gli eventi. Musica e forma nella storia dell'umanità, secondo Nietzsche, non hanno mai trovato nessun connubio così perfetto come nella tragedia attica. E questo è il motivo per cui Nietzsche stima così tanto l'epoca presocratica, perché il greco eh, dell'epoca dell prerazionalista eh, che poi vedrà trionfare invece l'Apollineo e dimenticherà il Dionisiaco, aveva il coraggio di vivere in quella tensione e in quella tensione accade qualcosa di terribile, terribile per la vita umana, perlomeno per la vita come noi la intendiamo. Non è possibile trovare forme definitive. L'Apollineo, che è una tendenza inevitabile, verrà sempre destrutturato dal Dionisiaco, che è una tendenza altrettanto inevitabile, e il Dionisiaco di tanto in tanto troverà la sua forma nell'Apollineo. In questo interscambio, sempre transitorio, la vita rimarrà il caos che è. E in questa tragedia, la vera tragedia, la eh, tragedia attica, in questo caso il genere letterario teatrale della tragedia, racconta in modo efficace il fatto che non esistono forme definitive, ovvero non esistono, non esistono verità. Da questa idea nasce poi quell'altra fondamentale del prospettivismo, che nel corso dell'opera niciana troveremo continuamente. E l'idea del prospettivismo, attenzione! Non è soltanto il fatto che il mondo è il risultato di una molteplicità inesauribile di prospettive e punti di vista, no. Il prospettivismo in realtà ha un punto ancora più fondamentale, che la comprensione è più importante della verità. Pensate bene a questa cosa. Comprendere gli elementi del mondo è più importante di trovare la verità. In primo luogo perché la comprensione, intesa proprio in senso etimologico, significa tenere insieme, è un atto che cerca di osservare la complessità dei punti di vista, delle prospettive, delle ragioni, dei torti, dei motivi, delle vite, delle morti, degli avvenimenti e della casualità e cerca di metterli insieme guardando al mondo con il più ampio raggio di interpretazioni possibile. Mentre la verità è una, è incontrovertibile ed è intoccabile, perciò per Nietzsche è fasulla. Non esiste la verità. Esiste la complessità, esiste la molteplicità di ragioni, esiste la nostra capacità di comprendere. Chi parla della verità parla di qualcosa di metafisico. Essendo metafisica, non ha a che fare con il mondo, perciò ci vuole intrappolare. C'è un altro testo bellissimo contro Socrate. A un certo punto, Nietzsche, parlando proprio di questo, dice: la verità è che i filosofi e i moralisti ingannano loro stessi, credendo di uscire dalla decadence, la decadenza, per il semplice fatto che muovono guerra contro di essa. Quel che essi scelgono come rimedio, come ancora di salvezza, è esso stesso nient'altro che una nuova espressione della decadenza. Essi trasformano la sua espressione, ma non la eliminano. Socrate fu un equivoco. Tutta quanta la morale del perfezionamento, anche quella cristiana, è stata un equivoco. La più cruda luce diurna, la razionalità ad ogni costo, la vita chiara, prudente, cosciente, senza istinti, in contrasto agli istinti, era essa stessa soltanto una malattia diversa e in nessun modo un ritorno alla virtù, alla salute e alla felicità. Quello che dice qui Nietzsche eh, ci racconta il concetto di iatrogenia. Sapete cos'è la iatrogenia? La iatrogenia è nel tentativo di curare qualcosa produciamo la stessa malattia. La iatrogenia è quando un medico vuole curarti una malattia e usando il farmaco produce la malattia la stessa o anche una peggiore. Secondo Nietzsche, Socrate e il cristianesimo sono iatrogenici, cioè si convincono di avere la soluzione al caos dell'esistenza e quella soluzione è la verità, la virtù, la salute, la felicità e questo provoca la malattia stessa. Perché in questo modo Socrate, i razionalisti, Hegel e via dicendo, convincendosi che è più importante la verità rispetto alla comprensione, si dimentica che l'unico modo per vivere al mondo è comprendere il mondo, comprendere le prospettive e quindi producono un mondo di fantasie e in quel mondo di fantasie noi cadiamo nella malattia che vorremmo evitare, la tragedia, l'infelicità, la distruzione, la guerra, il conflitto, la morte, il nichilismo. È un pensiero estremamente importante questo, co coerente in se stesso e vivificante. Perché? Perché ci impone di guardare a tutti quelli che noi consideriamo nostri valori e metterli in discussione. A quel punto, noi possiamo anche convincerci che Nietzsche abbia esagerato. Ma d'altra parte, eh, noi guardando la storia della filosofia, ci accorgiamo che molto spesso, quando i filosofi hanno parlato di virtù, di verità intoccabili, in... imperscrutabili e assolutamente certe hanno prodotto delle cose abbastanza brutte, delle aberrazioni che hanno portato a, a degli sconvolgimenti non indifferenti. Questo è interessante perché eh, vorrei citare una frase di Gilles Deleuze. Deleuze, proprio parlando di Nietzsche, affermò che in Nietzsche non è la verità ad essere relativa è piuttosto la verità, eh, scusatemi, è piuttosto la relatività ad essere vera. Cioè, la relatività, la molteplicità di prospettive da cui guardare alla realtà, è la verità. Questa è un'idea molto feconda perché restituisce in modo chiaro quello che Nietzsche voleva intendere con la sua critica a Socrate e al cristianesimo. E di nuovo, è un'idea su cui dov dovremmo riflettere, come sempre. Io non so se Nietzsche aveva ragione o meno, posso sentirmi vicino o distante da alcune sue posizioni. Io vi offro questo tipo di riflessione e poi, poi spero che ci riflettiate. Spero che qualunque sia la vostra idea vi prendiate il tempo per rifletterci. Um, altri due elementi contro cui Nietzsche si scaglia in modo non, non leggero sono altri due elementi che secondo lui. Ci fanno dimenticare per strada l'idea secondo cui nella realtà esiste soltanto la prospettiva, che non esistono i fatti ma solo interpretazioni, questa frase fraintesa e usata male continuamente, eh, che in realtà bisognerebbe, eh, bisognerebbe capire un po' meglio, e cercheremo di capirla questa sera. Nietzsche, infatti, si scaglia contro la storia, o meglio, la storiografia e anche la scienza. E qui cominciamo a entrare nel vivo, nel delicato, perché quello che abbiamo detto fino adesso, certo, è problematico. però qui cominciamo a entrare in qualcosa che può anche farci storcere il naso. Perché si scaglia contro la storia? Beh, secondo Nietzsche c'è una saturazione di storia, cioè noi viviamo in un presente che è talmente colmo di storia da convincerci di dover sempre ripetere la storia stessa. E eh, intanto c'è un'idea sbagliata ovvero l'idea che esista una storia, cioè l'idea che bene o male ci sia di nuovo la possibilità razionalista di ricostruire gli eventi così come si sono verificati. Anche qui troviamo la denuncia del prospettivismo, non esistono fatti, esistono prospettive sui fatti, ovvero racconti, punti di vista che narrano quei fatti, ok? L'idea che invece ci sia una storia, ci depotenzia enormemente, ci toglie di dosso il peso di dover interpretare la storia, ovvero di dover dare la nostra versione della storia. Una versione che, attenzione, deve conoscere i fatti, deve essere testimone di quello che è avvenuto, ma che poi ci responsabilizza perché noi dobbiamo usare la storia per fare un passo ulteriore. Mentre l'idea che esista una storia... È un'idea che Nietzsche attribuisce moltissimo a Hegel e Marx, ovviamente criticando in Hegel l'idea che esista uno spirito universale che vive una sua storia, che è la storia universale, di cui noi saremmo soltanto delle conseguenze minimali, degli effetti collaterali, e via dicendo, e dall'altro, ovviamente, il materialismo storico di Marx. Nietzsche non credo abbia letto Marx, ma le critiche a Marx sono abbastanza abbastanza pertinenti. E lui dice, l'idea in Marx del materialismo storico depotenzia enormemente la nostra responsabilità nei confronti della storia, che non è soltanto la responsabilità di vivere la storia, di essere nella storia, ma è quello di leggere attivamente la storia, di capirla, di nuovo, di comprenderla. Mentre nel materialismo storico Marx di fatto ci sta dicendo che c'è una sorta di potenza della storia che è una e che ha dei fatti e chi poi interpreta diversamente la storia sta fraintendendo i fatti. Quindi, prima c'è la critica del fatto che non esiste una sola storia. La seconda critica, che è un po' più magari che possiamo sentire un po' più su di noi, è la critica alle cosiddette storie antiquarie e monumentali. Cioè, Nietzsche afferma che ci sono due approcci nei confronti dello storicismo. Una è la storia antiquaria, cioè il tentativo di ricordare la storia. Eh, per diciamo così ripeterla come l'antiquario che prende le cose antiche le porta e cerca di rivenderle magari lustrandole pulendole abbellendole ma è sempre la solita robaccia vecchia oppure la storia monumentale che è ancora peggio è il, tentati è il tentativo contro ogni ragionevolezza di conservare quello che c'era sono due atteggiamenti che dice denuncia fortissimamente Due tentativi, peraltro, che contraddicono enormemente il progetto nazista, tanto qui per accennare il fatto che Nietzsche non poteva essere considerato nazista. Il nazismo da parte di Nietzsche sarebbe stato letto come una storia monumentale. Il progetto hitleriano, infatti ricordiamolo, era il progetto di riportare l'antica Atene nella Berlino del 1945. Progetto demente, folle, che anche Nietzsche avrebbe avversato. Perché per Nietzsche la storia non è la riproposizione di quello che già è avvenuto, ed è ovvio questo. Invece la storia può essere storia critica, cioè usare gli eventi del passato eh, per, per cambiare letteralmente quello che è avvenuto ieri, per non ripetere quello che è avvenuto ieri. Nietzsche non è un filosofo della conservazione o peggio della restaurazione. Anzi, dall'altro lato la critica di Nietzsche va anche nei confronti della scienza. Che cos'è la scienza per Nietzsche? Qui sicuramente noi possiamo andare a leggere una, qualcosa di molto superficiale. Nietzsche ha un'immagine quasi caricaturale della scienza, che un po' è figlia ovviamente delle conoscenze che durante la sua epoca aveva a disposizione, era ancora una scienza molto ingenua e soprattutto lui viveva in un'epoca molto positivista, cioè che letteralmente guardava il progresso scientifico come qualcosa di inevitabile, durevole incontenibile, quindi Nietzsche si fa un'immagine della scienza molto diffidente proprio in virtù di questo positivismo sfrenato da Comte a tanti altri che lui non vedeva di buon occhio e si fa un'idea eh, sicuramente eh, sbagliata, sicuramente superficiale della scienza, per lui la scienza è solo un altro modo per essere asserviti all'idolatria dei fatti, cioè lui dice che la scienza è un modo con cui l'uomo camuffa la metafisica. È interessante come idea, perché eh, non abbiamo ancora di nuovo il tempo per entrare in questa cosa, perché è un'idea che nel corso della storia della filosofia molto spesso emerge, cioè eh, l'idea che esistano dei fatti slegati dalle interpretazioni, slegati dall'esperienza, eh, è un'idea non empirica, è un'idea che ha un connotato metafisico, cioè esiste un fatto che va oltre la nostra percezione di quel fatto che è legata all'esperienza, se esiste il fatto al netto dell'esperienza, ha un connotato metafisico. Questa è una critica che nel Novecento è stata fatta molto spesso all'approccio scientifico. Nietzsche anticipa questa critica, su cui possiamo essere o meno d'accordo, è interessante, e secondo lui la scienza è, eh, di nuovo, un modo con cui l'uomo camuffa la metafisica, quindi è un modo per creare un mondo sopra il mondo. E ogni volta in cui qualcuno crea un mondo sopra il mondo, abbiamo qualcuno che cerca di dominare l'interpretazione libera che noi possiamo dare del mondo e degli avvenimenti. Quindi capite bene che eh, ci, sono delle, ci sono delle cose che, che, che con Nietzsche... Cioè, Nietzsche non è un autore che possiamo prendere passivamente, eh, è un autore che, che, che combatte molto dentro di noi, e io stesso quando leggo Nietzsche mi trovo di fronte a un sacco di cose eh, che, che, che confliggono con le mie idee del mondo. Però sono cose molto coerenti all'interno del pensiero di Nietzsche, e questo è, non è indifferente. Scusate, ho bevuto un po' di vodka. Siamo a un'ora e un quarto di live e sto, sto, sto già perdendo, perdendo cognizione di quello che mi circonda. Leggo qualche domanda così faccio una piccola pausa. Eh, beh, Giovanni dice giustamente un po' prima del 45. Sì, vabbè, in realtà la teoria della nuova Atene risale a. a inizio anni 30. Quindi, sì, sì, è vero, però. Sì. Eh, Simone Leardini mi chiede: ma quindi è possibile che il linguaggio così complesso di Nietzsche sia una conseguenza di questa ricerca della comprensione e non della verità? Sicuramente, ma non solo il linguaggio, anche proprio l'approccio mitologico alla filosofia. Eh, lui racconta storie proprio perché non vuole mo moralizzare, non vuole trascinarti e dirti cosa lui pensa delle cose. Lui vuole farti muovere il culo. Questo è molto prezioso di Nietzsche. Matthew Ford mi chiede cosa io apprezzo di Nietzsche. Io da stoico apprezzo solo alcune cose dette da lui. Te cosa apprezzi invece? Beh, sicuramente durante la live verranno fuori le cose che apprezzo. Io tutto quello che ho detto finora, eh, lo apprezzo. Per esempio, poi, come ho detto, insomma, la lettura della, del, della scienza, soprattutto, è superficiale, però è contestualizzata in un momento storico ben preciso. Eh, io, Nietzsche è uno degli autori di cui ho maggiore stima per quello che mi ha dato anche anzi, forse soprattutto per i suoi limiti. Noi abbiamo bisogno di filosofi che siano criticabili e non filosofi che vogliano trasmettere un'immagine di infallibilità. E oggi purtroppo, ragazzi, è pieno di gente che fa filosofia pretendendo di essere infallibile, non criticabile e che ogni volta in cui viene mossa una critica diventano dementi. Eh, Sky Nan Scado mi chiede cosa ne penso di tutto il pensiero culturale esoterico neopagano che scaturisce da Nietzsche. Ma guarda, io so che Nietzsche è un autore che viene molto preso, per esempio, da, da movimenti neopagani legati a New Age, religioni strane. Eh, ho letto poco, mi sono interessato molto poco. Quel poco che ho incontrato è roba ridicola, veramente. Purtroppo Nietzsche ha questo difetto, è un grande difetto, perché se un suo pregio è eh, il fatto di aver usato il mito come tentativo di narrare la filosofia in modo efficace, non moralizzante o razionalizzante, il difetto, è, cioè, corrisponde a un difetto questa cosa, perché ovviamente di Nietzsche puoi fare tutto il contrario di tutto. Anche perché poi è successa quella, eh, quella. Quel. diciamo quel fatto editoriale. Cioè, Nietzsche. Eh, sono usciti tutti gli scritti postumi, che io ho integralmente qui, quelli che sono usciti finora perlomeno. E cosa vuoi? Quelli, quelli sono. Sono scritti che sono in gran parte appunti sparsi di Nietzsche. All'interno di quegli scritti trovi veramente di tutto, trovi Nietzsche che si contraddice rispetto a quello che va scritto di qua, di là. Eh, è un po' un'operazione, quell'operazione lì è un'operazione ovviamente da nerd di Nietzsche, io me li sono letti, sono belli eh, gli scritti postumi, è un'operazione da nerd, però dall'altra parte dobbiamo renderci conto che quelle sono cose che Nietzsche non voleva mettere nelle sue opere. Molto spesso sono pensieri fra sé e sé, sono diari che lui dedicava a se stesso, quindi... Però ovviamente tu puoi prendere tante cose che lui ha scritto negli scritti postumi e usarle come ti pare. Se vuoi far passare Nietzsche per un nazista... Oppure lo vuoi far passare per un esoterista? Purtroppo lo puoi fare. Nietzsche ti ha dato il materiale per farlo. Matteo Zamuner mi chiede una cosa interessante: il demone socratico come si pone tra dionisiaco e apollineo? Da quello che ho capito, patteggia per quest'ultimo e, e sopprime il primo. Beh, allora, nell'interpretazione che Nietzsche dà del concetto di daimon socratico, sì, il demone socratico è un'immagine razionale dell'animo umano che quindi elimina il dionisiaco. Io non sono così netto. Perché credo che leggendo Platone, leggendo gli scritti socratici, cioè i dialoghi socratici, l'immagine che noi abbiamo della, de, de, della battaglia interiore nell'animo non è un'immagine in cui trionfa nettamente l'Apollinio rispetto al Dionisiaco. Certamente poi abbiamo, non so, per esempio il finale, Nietzsche si scaglierà tantissimo nei confronti del, del finale dell'Apologia di Socrate, che è uno dei testi che Nietzsche prende proprio come riferimento polemico totale, perché Nietzsche afferma che l'accettazione della condanna a morte, eh, questa accettazione passiva della morte, in realtà denota un amore per la morte e quindi... E quindi quel razionalismo per Nietzsche è immagine del nichilismo, Socrate va a morire serenamente, per Nietzsche questo è impossibile. Pensabile. È come ci cioè, avete presente Fight Club, eh, quando Tyler Darden è nell'aereo e eh, guarda le istruzioni per, diciamo così, eh, in caso di incidente aereo e dice: Ma stiamo scherzando, qui eh, ci dicono che durante un incidente aereo bisogna stare calmi come vacche hindù. Questa è proprio una citazione che sembra nicciana, perché Nietzsche prenderà le vacche anche nello Zaratustra come esempio del pensiero passivo, denunciando il, la passività del buddismo e del cristianesimo, um, e le vacche con questo comportamento di ruminare continuamente, ruminare, ruminare, senza mai trovare nessuna novità della propria esistenza, ecco mi viene in mente Taleer Darden. Quindi, um, secondo Nietzsche, quell'andare verso la morte è inaccettabile. Uh, Socrate avrebbe dovuto lottare se fosse stato innamorato della vita, solo che non era innamorato della vita, secondo Nietzsche. Secondo Nietzsche, lui era un nichilista razionalista, pezzo di merda. <ride> Tanto per dirla niccianamente. E, um, e, e quindi, sì, c'è questa, questa critica feroce. Io sono un po'. Un po' un Secondo me la critica di Nietzsche è un po' troppo violenta, però ci sta, eh, perché lui era dionisiaco, a differenza di Socrate. Davide Testa, ultima domanda, poi procedo: qual è il rapporto di Nietzsche con il progresso umano? Beh, Nietzsche non ha mai, non ha mai negato l'esistenza del progresso, lui, eh, lui criticava. L'idea che il progresso fosse intrinseco alla storia. E di nuovo, lui viveva in un'epoca molto positivista, cioè fondamentalmente criticava l'idea, che nel suo tempo era abbastanza dominante per via dell'esplosione industriale, della medicina e via dicendo, secondo cui il progresso era insito nell'animo umano. Nietzsche non nega il fatto che ci sia un progresso, anzi è un pensatore che cerca di descrivere il progresso eh, cardine che porterà l'umanità a trasformarsi. Solo che è un progresso attivo, che non può essere dato per scontato. Mentre il progresso inteso Hegelianamente come tendenza della storia a progredire, quello Nietzsche lo rifiuta completamente. Bene. Direi che possiamo procedere. Procediamo allora, procediamo allora. Due grandi ispirazioni ha avuto Nietzsche nel corso della sua esistenza, Schopenhauer e Wagner, per due motivi differenti. Ammirava in Schopenhauer eh, l'idea del concetto di volontà. Cosa aveva visto nel concetto di volontà? Beh, aveva visto quella spinta anarchica che gli ricordava tantissimo il Dionisiaco. Perché in fin dei conti, se leggiamo il mondo come volontà e rappresentazione, beh, la volontà viene letteralmente descritta come una spinta priva di qualsiasi principio, una spinta priva di nome, priva di senso, completamente caotica, che esula in modo radicale dal nostro controllo razionale. E che ovviamente si connette in modo intero intimo a quello che è poi il pensiero razionale, che però è soltanto una delle possibili manifestazioni transitorie di quello che la volontà fa indisturbatamente nel mondo. Perciò Nietzsche vide in Schopenhauer un, un antenato della sua idea di Dionisiaco, vide un greco in senso presocratico. Poi, altri aspetti ovviamente, l'idea del conflitto in Schopenhauer, l'idea di come si relazionano il, il, la volontà e la rappresentazione, che in qualche modo sembra molto ricalcare l'idea del dualismo Apollineo-Dionisiaco in Nietzsche, lo portò a prendere Schopenhauer come il filosofo più stimabile della sua epoca recente. Un altro filosofo di cui aveva stima era Spinoza, per motivi diversi che poi magari vedremo. Un'altra figura che ispirò moltissimo Nietzsche fu ovviamente Wagner, eh, il, diciamo così il musicista in cui Nietzsche vide, vide la spinta di nuovo dionisiaca, la forma della musica tragica che nella sua eh, Austria, nella sua, nella, nel suo mondo, diciamo così, teutonico, prendeva, eh, prendeva lo stesso afflato dell'antichità della tragedia attica. Eh, venne molto ispirato da questi due autori, ma Nietzsche, come qualsiasi filosofo degno di questo nome, poi commise Du un duplice parricidio. Ricordiamoci che, come mi è capitato di dire molto recentemente in un Daily Cogito, ehm, la figura del maestro in filosofia, o non solo del maestro, ma dell'ispirazione, possiamo dire che in Nietzsche Wagner fu un maestro, eh, Schopenhauer un punto di ispirazione: eh, la figura del maestro al filosofo serve proprio per emanciparsi dal maestro. Soprattutto quando il maestro cerca di dominare l'immaginario dell'allievo, Nietzsche si sentì costretto dalle corde sia della filosofia schopenhaueriana che dalla musica e dall'arte wagneriana e si discostò in modo netto e molto veloce da questi due autori. Da Schopenhauer si discostò perché eh, lo vide diventare in fretta da eroe del dionisiaco attraverso il concetto di volontà e via dicendo, a eroe, anzi, antieroe della rassegnazione. Perciò, Perché ciò che a Nietzsche proprio non andava giù di Schopenhauer era l'idea che di fronte a questa potenza immane della volontà, l'uomo dovesse rassegnarsi. E in effetti, se noi andiamo a leggere Schopenhauer, beh, troviamo che, per esempio, la sua vicinanza al buddismo, alle filosofie orientali, la sua... Astrazione dall'io, dall'ego e via dicendo, la sua depersonalizzazione del pensiero, è qualcosa che cozza in modo enorme nei con, con le idee nicciane della volontà di potenza, dell'oltreuomo e via dicendo, che poi insomma vedremo. Quindi. A Nietzsche va stretta la rassegnazione di Schopenhauer. In Schopenhauer vede un pessimismo che prima gli sembrava vivificante perché anche Nietzsche è un pessimista, ma è un pessimista non rassegnato, è un pessimista che invece vuole combattere contro le forze che contrastano la sua, eh, la sua idea del mondo e della filosofia. E quindi non si rassegna alla rassegnazione schopenhaueriana. Dall'altro lato Wagner, eh, da eroe di Nietzsche, da grande punto di ispirazione, viene definito come colui che ha ammalato la musica. Il mutamento nicciano nei confronti di Wagner in realtà è molto, è molto discusso. Perché? Perché in realtà non abbiamo mai ben chiaro il motivo scatenante. Possiamo viene raccontato in molti modi, per alcuni c'è stato un contrasto di tipo personale, per altri invece è stato un semplice cambio di idee di Nietzsche. Insomma, Nietzsche a un certo punto prende la musica di Wagner e dopo averla definita una manifestazione del dionisiaco vero nell'epoca della Germania, del mondo tedesco di quell'epoca, lo definisce come la malattia che ha colpito la musica. Quindi un mutamento radicale. Eh... E soprattutto ciò che gli, di cui lo accuserai, e non riuscirà mai a perdonarlo, è il fatto di aver cercato di mascherare questa, eh, questa malattia con un finto spirito tragico. La stessa musica che lo ispirava fino a pochi anni prima cominciò a deprimerlo e fargli sentire questa trappola. E questo, questo è l'inizio del distacco vero di Nietzsche da tutto quello che ancora lo connetteva alla tradizione filosofica eh, a cui si rifaceva. Cioè lì c'è un distacco netto, Nietzsche lì comincia a cambiare, comincia a pensare a cose diverse, comincia a nutrire il suo pensiero con idee che potrebbero sembrare eccentriche. E da lì parte la vena veramente polemica e caustica di Nietzsche. Da lì Nietzsche comincia ad essere un pensatore fastidioso. Fino a quel momento era un pensatore originale, un pensatore che suscitava qualche eh, guizzo di interesse, dall'inizio comincia a diventare veramente Nietzsche. È interessante perché come sempre il, ve il vero pensiero nasce quando tu uccidi i tuoi maestri e in Nietzsche questa cosa non fa differenza. Ovviamente sono tanti i punti che dobbiamo toccare eh, adesso, eh, però cercheremo di andare per ordine. E il primo punto che mi piacerebbe discutere con voi è la critica al cristianesimo. Ora, Nietzsche individua nel cristianesimo proprio l'immagine trionfale di quella malattia che attribuisce allo stesso Wagner. Come abbiamo detto prima, la malattia che Nietzsche cerca di combattere qual è? È quella dell'uomo che propone sempre la metafisica, inteso come mondi inventati, ultraterreni, spacciandola per risposte reali che ti connettono al mondo. Wagner lo stesso Schopenhauer, Socrate e il cristianesimo. Il cristianesimo diventa il bersaglio polemico più importante di Nietzsche, quello proprio che non lo, no, non lo lascia mai. Secondo Nietzsche il cristianesimo è un veleno per l'umanità e il fatto veramente tragico è che è il pensiero che ha avuto la meglio, che è riuscito ad uccidere l'uomo greco, quello che Nietzsche ammirava, l'uomo pre-razionalista, pre-socratico. Allora leggiamo un passo. Il cristianesimo ha preso le parti di tutto quanto è debole, abietto, mal riuscito, della contraddizione contro gli istinti di conservazione della vita forte, ha fatto un ideale ha guastato persino la ragione delle nature intellettualmente più forti insegnando a sentire i supremi valori dell'intellettualità come peccaminosi, come fonti di traviamento, come tentazioni l'esempio più deprecabile è la rovina di Pascal che credeva il corrompimento della sua ragione a causa del peccato originale mentre era stato soltanto il suo cristianesimo a corromperla Cosa che ci dice qua? Beh, fondamentalmente Nietzsche eh, afferma che il cristianesimo propone una visione mortificante della vita. C'è una visione in cui è bene ciò che è debole, ciò che è frustrato, ciò che è abietto, mal riuscito, rotto e via dicendo. E al tempo stesso condanna la forza, condanna la nobiltà, condanna le nature intellettualmente più forti e tutti i valori che secondo Nietzsche forgiavano l'immagine dell'uomo presocratico, del greco presocratico. Il cristianesimo, cercando di convincerci dell'esistenza di un peccato originale, ovvero un peccato che esiste a priori rispetto a qualsiasi nostra esperienza, ha fatto ammalare la nostra idea della vita stessa. Anche qui ritroviamo la critica che Nietzsche pone alla scienza e alle metafisiche. Perché l'idea che ci sia un peccato originale, secondo Nietzsche, non è soltanto l'espediente retorico che permette all'uomo di convincersi di quanto la sua vita sia malata in quanto vita, ma esiste in virtù dell'idea secondo la quale c'è una vita oltre questo mondo. Il peccato originale ci dice che qualcosa è avvenuto prima che fossimo nati e quel qualcosa influenza la nostra stessa esistenza, corrompendola. Al punto di Pascal, Pascal si convince che il suo modo di pensare, cioè la sua ragione, è corrotta. E ricordiamo quei passi in cui Pascal dubita dei dogmi cristiani e, e Pascal conclude solo in un modo, dice la mia ragione, la mia logica è malata perché è ovvio che il dogma cristiano in cui io ho fede è corretto, quindi è la mia ragione ad essere malata per colpa della corruzione originale. Nietzsche afferma che questa è la malattia, perché Pascal, prendendo le distanze e dubitando dei dogmi, aveva ragione, si convince di quella cosa perché il cristianesimo è il virus, è la corruzione. Questa idea percorrerà tutta la critica di Nietzsche al cristianesimo e non solo. Ora nei confronti del cristianesimo però, e questo ci tengo a dirlo, anche qui chi ascolta dei Licogito troverà qualche punto di contatto con una delle ultime puntate che ho pubblicato, una puntata abbastanza discussa. Nietzsche non denuncia Gesù Cristo. Anzi, Nietzsche nel corso della sua opera avrà sempre parole di ammirazione nei confronti di Gesù Cristo secondo Secondo, vediamo se riesco a trovare il passo che mi ero segnato. Secondo Nietzsche, Gesù... Eh, porca miseria. Fermi lì che lo trovo, eh. Eccolo qua. Cristo fu uno spirito libero. Cioè Gesù fu un pensatore libero. Ma con Cristo morì il Vangelo. E anche il Vangelo... Restò sospeso sulla croce, o meglio, si trasformò in chiesa e in cristianesimo. Nietzsche aveva stima di Gesù Cristo, anzi lo vedeva come una figura di grande ispirazione, proprio perché, attraverso la sua libera capacità di pensare, criticò fortissimamente i dogmi del giudaismo che imperversavano nel suo territorio, e non solo il giudaismo, ma anche eh, dell'istituzione romana. Perciò l'ammirazione per Gesù... Come figura vitale, spirito libero, era controbilanciata dalla condanna per San Paolo. San Paolo viene definito l'apostolo della vendetta. È San Paolo, secondo Nietzsche, che nei suoi scritti e nel suo insegnamento convince l'umanità della corruzione a aprioristica dell'animo, riprendendo in realtà delle dottrine che erano giudaiche, che erano precedenti al cristianesimo, che Gesù non aveva. Discusso secondo Nietzsche nei Vangeli, nel messaggio di Gesù non c'è mai una condanna della vita, cosa che invece si trova in San Paolo, il quale porta avanti il pensiero secondo cui la corruzione è della vita e l'esistenza è un tentativo di espiare a quella corruzione di cui siamo colpevoli anche se non abbiamo mai agito per acquisire quella colpa. E secondo Nietzsche il cristianesimo eh, raggiunge questo tipo di visione con degli espedienti retorici e filosofici molto deprecabili. Per esempio, secondo Nietzsche, il cristianesimo usa concetti quali la compassione e l'uguaglianza per vendicarsi di chi possiede la forza, la libertà di spirito, la libertà di iniziativa. E la, 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 la sanità le cose che in realtà sono considerate deprecabili proprio del messaggio cristiano per chi segue Daily Cogito vi ricordate quando ho parlato del motivo per cui io mi sono allontanato dal cristianesimo ho fatto una critica molto simile in effetti credo che le parole nicciane poi abbiano avuto una certa influenza nella mia maturazione di questa idea esiste all'interno del messaggio paolino questa idea secondo cui eh, la vita è qualcosa che ci serve per espiare e si trova in molti passi questa cosa. E perciò da questo punto di vista Nietzsche ha sicuramente avuto un'influenza su di me. Il peccato originale, la colpa originaria è il motivo per cui non solo la vita in sé per sé è qualcosa di malato. E non solo ciò che... Dovrebbe sostenere l'idea secondo cui ci sarà una vita ulteriore in cui verremmo giudicati per questo test in cui ci troviamo intrappolati, che è la vita. Ma soprattutto questa è un'idea che viene sostenuta dai concetti di compassione e uguaglianza, che attenzione, qui non possiamo fraintendere. Eh, la compassione e l'uguaglianza in Nietzsche non sono concetti che sono a prioriisticamente condannati. Troviamo un sacco di passi in cui, per esempio, Nietzsche invita l'essere umano ad essere di aiuto agli altri. Non c'è nessuna condanna della disabilità, nessuna condanna della debolezza in sé per sé. Nietzsche condanna quell'espediente retorico, che nel cristianesimo secondo lui è fortissimo, secondo cui la debolezza è più preziosa della forza e la, 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 ciò che è storto è più prezioso di ciò che è invece rigoroso, dritto, forte, eh, importante e via dicendo. Ehm, quindi lui non critica la debolezza, non critica, eh, non critica la, la, le cose che non sono così come dovrebbero, non è un eugenetista, non crede che in realtà tutti coloro che sono deboli dovrebbero essere cancellati dalla faccia della terra critica fortissimamente l'uso che certe persone fanno della debolezza, eh, della mancanza di forza, dell'impossibilità di riuscire. E quell'uso è un uso storto perché serve a mortificare coloro che invece hanno la forza, hanno la forza di intelletto, hanno lo spirito libero e via dicendo. Il cristianesimo è, da questo punto di vista, una forza che è riuscita a convincerci che la compassione e l'uguaglianza siano concetti che non devono nascere dal nostro animo, dal nostro comportamento, ma da un'autorità divina, ecclesiastica, su cui, la fonda poi, su cui la Chiesa poi si fonda. La croce, per Nietzsche, quindi è una congiura, letteralmente una congiura contro la bellezza, contro la forza e contro la vita stessa. È un'opinione un senza appello, quella di Nietzsche. Di nuovo, su cui possiamo essere d'accordo o meno, ma che ci apre perlomeno degli sentieri interpretativi. Come dicevo, attenzione, questo è importante perché è facile fraintendere Nietzsche e molti, quando leggono Nietzsche, dicono: Ah, vedi, vedi, vedi che è nazista perché dice che solo i forti trionferanno, i deboli verranno cancellati. No! Per esempio, e questo è un passo molto interessante: ehm, nella genealogia della morale. A un certo punto Nietzsche scrive questo, che le spe critica il darwinismo, criticando il darwinismo, ehm, che peraltro dice che l'evoluzionismo e il darwinismo sono più asserviti, sono pensieri più asserviti che provati, interessante, a un certo punto scrive questo, dice «Le specie non crescono nella perfezione, i deboli...» Tornano sempre di nuovo a soverchiare i forti. Darwin ha dimenticato, questo è inglese, che lo spirito. Ah, scusami, eh, scusatemi, Darwin ha dimenticato lo spirito. I deboli hanno più spirito. Ci sono tanti passi. Ho scelto questo perché, peraltro, tocca un mio sentimento, cioè Darwin, cioè l'evoluzionismo. Però è molto interessante questo. Nietzsche non condanna la debolezza, anzi. Sa perfettamente che la debolezza è un motore fondamentale dell'esistenza e molto spesso i deboli soverchiano, combattono e sconfiggono i forti. Ovviamente, qui lui aveva un'immagine del darwinismo ancora embrionale. Cioè, lui interpretava Darwin come se Darwin avesse detto che i più forti sopravvivono, ma sappiamo benissimo che non è così. In realtà, è l'adattamento il concetto che guida il pensiero darwiniano. Però questo passo è importante non tanto per la concezione che Nietzsche ha del darwinismo, quanto piuttosto per la concezione che Nietzsche ha della debolezza. La debolezza non è qualcosa di abietto a priori, è l'uso che facciamo della debolezza e quindi della compassione e quindi del soccorso e quindi della misericordia che il cristianesimo fa. Quello è ciò contro cui Nietzsche si scaglia. Ed è importante capirlo perché altrimenti abbiamo un'immagine caricaturale di Nietzsche. Nietzsche non condanna i deboli. Anzi, lui vede un mondo in cui i deboli riescono sempre ad avere la meglio sui forti. Questo è molto molto importante da capire. Direi di passare a qualche domanda, ragazzi, mi sta completamente andando via la voce, io spero di riuscire ad arrivare a fine live, eh, poi domani prometto che non parlerò fino alla presentazione di Vicenza. Allora, Marco Picci dice i greci sono stati gli iniziatori dell'eugenetica, uccidevano alla nascita i bambini fragili, siamo d'accordo che è stato un pensatore estremamente fuorviante anche se utile. Allora, sta dicendo due cose diverse. I greci uccidevano nasci alla nascita i bambini fragili. Attenzione, quasi tutte le culture antiche ammazzavano i bambini fragili, ma questo non era, dovuto, non era dovuto al fatto che considerassero i bambini fragili come maledizioni o demoni, era dovuto al fatto che eh, ragazzi non, 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 non avevano la possibilità di, di, di sostenerli, non avevano né i mezzi né la possibilità economica di sostenerli, noi dobbiamo riconoscere un fatto importante che se oggi noi possiamo prenderci cura dei più deboli, è proprio perché abbiamo lo spazio culturale, mentale ed economico per farlo. Non solo i Greci, ma anche i Fenici, anche i Romani, anche gli Ottomani. E ancora oggi alcune culture di quelle che vivono, magari non dico nell'indigenza, ma vivono in, in difficoltà, in, in scarsità e via dicendo, ammazzano o lasciano morire di stenti i più deboli. Questo non ha a che fare con i greci o con la filosofia, ha a che fare con la disponibilità di risorse, con la ricchezza. E, cioè, non... e, seconda cosa, siamo d'accordo che è stato un pensatore estremamente fuorviante anche se utile. Sì, l'ho detto io prima. Nietzsche ha scritto tantissime cose in modo criptico e ovviamente in modo criptico significa anche essere frainteso in mille modi. Certo, non c'è nessuna novità in questa. Ciò non ci deve eh, convincere a non leggere Nietzsche, deve convincerci a leggerlo con più testa rispetto ad altri autori. Uh, macabre presenze mi dice, leggendo Nietzsche non capisco la comune tendenza a difenderlo da accuse di influenza sull'ideologia nazista, esempio anticristo o genealogia. Allora, questo lo tratterò alla fine come argomento, però ti do soltanto uno spunto. Io credo che nell'economia dell'opera nicciana troviamo molte più critiche a quello che sarà poi il modello nazista da un punto di vista politico e filosofico che non punti di contatto. Ciò non significa che non ci siano le frasi che possono essere avvicinate a quel tipo di pensiero, ma di nuovo, Nietzsche è un pensatore che ha detto tutto il contrario di tutto, quindi troveremo inevitabilmente delle cose che siano affiancabili a tutto ciò. È nostra responsabilità non farne semplificazioni. Nietzsche è un pensatore rischiosissimo per tutto quello che ho detto, ma è proprio in virtù di quel rischio che la nostra responsabilità di lettori è enorme. E per questo io non mi sento di dire che Nietzsche sia stato vicino al nazismo, così come non mi sento di dire che Nietzsche non abbia avuto a che fare nulla con il nazismo. Non ha avuto nulla a che fare con il nazismo nel senso che quando lui era vivo non esisteva il partito nazista. Però il suo pensiero ha sicuramente dato il fianco a un certo tipo di interpretazione. Ma non è una sua colpa, cioè è la responsabilità degli interpreti. E quindi non dobbiamo fare semplificazioni. Poi, se a noi piace dire che Nietzsche in realtà ha aiutato il nazismo, vabbè, siamo liberi di dirlo, ma siamo anche responsabili di, della cazzata che stiamo dicendo. Poi, ripeto: se tu leggi tutto quello che c'è di Nietzsche, ti accorgi che i pensieri contrastanti, la visione nazista sono molti di più rispetto ai pensieri in linea con quella visione. E verso la fine, poi dirò, ne dirò anche altri. Ho pena per la tua gola, Rick, prendi una caramella. No, 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 la, 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 le caramelle no. Ma chi è questo che sta spammando tutto? Cioè, mamma mia, incredibile, ragazzi. Chi è che sta facendo sto casino? Vabbè, bravo Giovanni che sta che sta bannando tutto. Vabbè, allora, visto che la chat è in preda al casino e al delirio, io direi di procedere. Ehm um... Ovviamente nel discorso che ho fatto sul cristianesimo emerge un'altra idea fondamentale eh, che guiderà la, il percorso nicciano successivo, cioè l'individuazione della cosiddetta morale degli schiavi. Partirei a introdurre questo concetto con una lettura tratto dalla genealogia della morale. Nietzsche scrive che mentre ogni morale aristocratica cresce da una trionfale affermazione di sé, la morale degli schiavi oppone sin dal principio un no a ciò che non fa parte di se stessa, a ciò che è differente da sé ed è il suo non-io, ed è il suo atto creatore. Questo capovolgimento appartiene in proprio al risentimento. Cosa vuol dire questo, questa idea? Beh, questa idea presuppone varie altre idee, per esempio il fatto che l'agire umano la gira intellettuale, sia guidato da due possibili forze. Una è eh, la forza che Nietzsche definisce reattiva, l'altra è la forza creativa. La forza reattiva qual è? La forza reattiva è quella di chi si accorge che nella realtà esiste qualcosa che lo contraddice e reagisce, ovvero cerca di far sì che quell'elemento che discorda dalla sua visione del mondo venga soppressa, in qualsiasi modo, politico, economico e via dicendo. Non è importante, l'importante è che qualcosa scompaia. Questo nasce, secondo Nietzsche, dal risentimento. Quando Nietzsche parla della forza, quando fa questa cerca di parlare del trionfo, della forza e via dicendo, lui ha in mente esattamente questo. Non tanto la forza fisica, brutale, la guerra, no? Anzi, non credo proprio che avesse in mente questo. Lui ha in mente esattamente la forza di riconoscere ciò che è diverso da sé e, al posto di veder soppresso ciò che è diverso da sé, cercare di far trionfare il sé. <coughs> Scusate. Questa è la forza creativa. Cioè è il fatto di cercare di far, di, di affermare se stessi. Affermare se stessi non significa sopprimere l'altro. La soppressione dell'altro, della diversità, di ciò che differisce da me, è sempre una forza reattiva. E la forza reattiva è la morale degli schiavi. Sapete perché? Principalmente perché per far sì che la forza reattiva riesca ad avere la meglio sulla forza creativa bisogna che la forza reattiva sia portata avanti da una massa di individui incapaci di affermare se stessi. Questa è un'idea che in Nietzsche è stata molto criticata, è un'idea fortissimamente antimarxista, eh, ma soprattutto un'idea molto individualista. Un'idea che troveremo, per esempio, è forse il connubio più forte che troviamo con l'unico e la sua proprietà di Max Stirner, cioè l'idea che esista una forza individuale di affermazione di sé, che certamente usa il mondo circostante, ma è comunque una forza individuale, la quale può trionfare solo e soltanto se l'individuo diviene se stesso, quindi gioca il proprio ruolo nel mondo, e dall'altra parte c'è la forza reattiva che è quella della massa, che riconoscendo nell'individuo che afferma se stesso un pericolo cerca di cancellarlo dal mondo. Questa è la forza del risentimento. La forza aristocratica, la morale degli aristocratici, o cioè la morale dei padroni, eh, in realtà non è quella che di nuovo un certo pensiero marxista ha cercato di dire di Nietzsche, cioè non è il fatto che ah, oh, guarda, il padrone è colui che domina gli schiavi, non è questo. È una semplificazione che mi fa cadere le braccia, no. Ma non è neanche una semplificazione, è un fraintendimento. Mentre lì no. dietro c'è questa, questa macchia di colore: è Ipazia che dorme. La vedete? Potrei anche tirarle qualcosa, ma eviterò di farlo se non viene a disturbare la live. E, dicevo, la morale aristocratica nei confronti della morale degli schiavi non è la morale dei padroni che dominano? Anche qui c'è stato un grande fraintendimento. Come se in questo passo Nietzsche cercasse di dire che ci sono i padroni, i nobili. Quelli bravi, forti, belli, interessanti, che dominano sugli schiavi, la massa, poi i Cristi. Non è questa eh, l'immagine che cerca eh, di trasmetterci Nietzsche. L'aristocratico, il padrone, non è qualcuno che domina lo schiavo, anzi, dal punto di vista nicciano, Colui che fa della forza creativa, la propria forza, non vuole neanche dominare gli altri, non gli interessa. Gli interessa l'affermazione di sé e l'affermazione di sé nel pensiero niciano non è mai contro qualcuno. Quando cerchiamo di affermarci contro qualcuno, noi reagiamo sempre. L'affermazione di sé è una forza creativa perché è il superamento di se stessi. Cioè è il superamento della mia condizione passata. La forza creativa, la morale degli, eh, dei padroni, la morale aristocratica è la morale in cui l'individuo, guardando a se stesso, cerca sempre di superarsi, raggiungere un, un traguardo ulteriore della propria esistenza. Questo è uno dei motivi per cui Nietzsche viene sempre citato tipo alle convention aziendali motivazionali, perché si dice sempre che, eh, vedi, la morale degli aristocratici in realtà è quella che deve farci migliorare nei traguardi e nei budget lavorativi. È un po' povera come interpretazione, anche perché di solito a livello lavorativo, soprattutto quando ha a che fare con traguardi e budget, tu, tu lavori sempre contro qualcuno, in realtà Nietzsche sta parlando a livello filosofico, a livello dell'animo, a livello della crescita della propria consapevolezza nella propria vita e la missione in questo senso è diventare se stessi, cioè rivestire il proprio ruolo, ciò per cui io sono qui al mondo. Quella è la morale dei padroni, che non ha niente a che vedere con i padroni della fabbrica, non ha niente a che vedere con i padroni del, 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 ehm, de, de, boh, dei lavoratori. Del, il marxismo si è scagliato tantissimo nei confronti di questa idea nicciana, che per me in realtà non, è un'idea molto... Eh, che non ha un connotato necessariamente politico. Ok? Questo è importante da capire. Se volete leggere il testo più interessante, che rischiara l'idea secondo cui appunto c'è una contrapposizione fra morale degli schiavi e dei padroni, degli aristocratici, beh, vi leggete La genealogia della morale, che porta avanti anche un'altra convinzione, legando l'idea eh, dell'esistenza di questi due morali. Propone la trasvalutazione di tutti i valori, cioè lega l'esistenza delle due morali con l'idea precedente che abbiamo discusso, quella del prospettivismo. Eh, se esistono diversi approcci nei confronti del mondo che designano il nostro animo e il mondo è il risultato di varie prospettive, beh allora ciò che veramente è fondamentale per affermare se stessi è trasvalutare i valori, cioè non accontentarsi del modo con cui il passato ci ha proposto di vivere e condurre la nostra esistenza, ma creare nuovi valori, letteralmente. Invece la morale degli schiavi, usando anche la storia e la scienza come discorsi a favore della loro morale, Cercano di convincerci della bontà dei valori passati, storia antiquaria, storia monumentale, e in questo modo impedire l'affermazione di chi invece può veramente trasvalutare, cioè produrre valori nuovi, valori che non siano più umani troppo umani, ma che siano oltreumani. Ma di nuovo lì ci arriviamo. Ehm. Um legato alla trasvalutazione dei valori e alla morale degli schiavi c'è ovviamente il concetto di morte di Dio anche qui un concetto che viene sempre eh, fortissimamente travisato che viene utilizzato come luogo comune e invece vorrei collocarlo bene nel pensiero nicciano leggendovi un passo la mia voce sta sparendo piano piano eh. se non cominciate se cominciate a non sentirmi più fatemelo sapere io potrei non accorgermi allora A un certo punto l'uomo folle eh, annuncia che Dio è stato ucciso e continua dicendo questo. Che facemmo sciogliendo la terra dal suo sole? Dove va essa ora? Dove andiamo noi lontani da ogni sole? Non continuiamo a precipitare? E indietro? E dai lati? E in avanti? C'è ancora un alto e un basso? Non andiamo forse errando in un infinito nulla? Dio è morto, Dio resta morto e noi l'abbiamo ucciso. Ora capite bene che l'idea che Dio sia morto non è una cosa di cui vantarsi, anzi è una cosa di cui preoccuparsi. La morte di Dio nella, nel pensiero nicciano non riveste il ruolo di conquista culturale anche qua, molto spesso si pensa che la morte di Dio sia un annuncio gioioso, non è così, è una tragedia immane, non solo. Nietzsche, essendo molto molto profetico, dirà che dopo l'annuncio della morte di Dio, ovvero dopo il suo annuncio della morte di Dio, il secolo successivo sarà una tragedia immane, un bagno di sangue. E in effetti il Novecento lo è stato, è stato un secolo terribile. Noi abbiamo ucciso Dio nostro malgrado. Perché? Perché in realtà Dio, per quanto etereo, per quanto un fantoccio, per quanto inesistente, per quanto fantasioso, era il punto di riferimento fondamentale per l'uomo, l'uomo vecchio, l'uomo antico, l'uomo che ancora aveva bisogno dei punti di riferimento metafisici. Muore Dio. E questo potrebbe essere un bene, perché la morte di Dio presagisce l'arrivo dell'oltreuomo, l'arrivo del superamento dell'uomo. C'è solo un piccolo problema. Che quando Dio muore, c'è ancora lì l'uomo vecchio, l'uomo che non è rinnovato. L'uomo deve rinnovarsi attraverso la tragedia della morte di Dio. Noi. Siamo sperduti, siamo presi da una confusione totale, esistenziale, sociale, politica, siamo privi, privi di punti di riferimento, perché siamo ancora umani troppo umani. E la morte di Dio ci ha spaesati. E in effetti il Novecento è stato un continuo tentativo di colmare quel buco. Voglio dire, eh, Nietzsche continuerà a denunciare il fatto che alla morte di Dio corrisponde non una nuova presa di coscienza, ma anzi un tentativo continuo di, eh, di, di occupare quel posto ormai vuoto, con nuovi idoli. E i due nuovi idoli che Nietzsche denuncia in modo continuo sono la già citata scienza, quindi l'idolatria dei fatti, e lo Stato. Lo Stato, in Nietzsche, continua a venir denunciato. E noi lo troviamo continuamente, per esempio... Stato si chiama il più freddo di tutti i mostri. È freddo anche nel mentire. E la menzogna che esce dalla sua bocca è questa. Io, lo Stato, sono il popolo. Sulla terra nulla è di me più grande. Io sono il dito di Dio. Così rugge il mostro. Lo Stato è là dove tutti, buoni e cattivi, si ubriacano di veleno, là dove tutti perdono se stessi, là dove il lento suicidio di tutti si chiama vita. Lo Stato è un idolo che puzza. Il loro idolo male odora, il freddo mostro, e tutti puzzano questi adoratori dell'idolo. Fuggite il cattivo odore, fuggite l'idolatria degli uomini inutili. Solo laddove lo Stato cessa di esistere incomincia l'uomo non inutile. È eh, interessante. Altro momento in cui ci rendiamo conto di quanto la vicinanza di Nietzsche al nazionalsocialismo fosse un'idea un balzana. Perché voglio dire, il nazismo invece predica la preponderanza dello Stato nei confronti inteso come nazione, come popolo, nei confronti degli individui che invece sono chiamati a sacrificarsi, sacrificare la vita, obbedire agli ordini. L'uomo interessante, l'uomo non inutile nasce laddove finisce lo Stato. Eh, pensiero sicuramente il distante dal fascismo e dal nazismo. Chi predica mondi soprannaturali, e lo Stato è un mondo soprannaturale per, uh, per Nietzsche, predica la morte. E qual è la morte? Beh, la morte è agire come se questa vita non fosse l'unica, come se ci fosse un'altra vita, un'altra realtà, una fantasia. Il problema è che Nietzsche parte dall'idea che ci resta solo questa vita, questa terra. Passiamo a. Ma cosa sta succedendo? Ma chi è? Ma, ma chi è questo che. Quanti? Quanto devi essere sfigato per, per, per avere così tanti account con cui spammare in chat? Ma cos'è il 400 account con cui entra e spamma roba. Io veramente. Cioè, deve avere una vita veramente triste, vecchio mio o vecchia mia. Non so chi tu sia, però vabbè, sei divertente. Io comunque individuerò le domande. Marco mi chiede: Socrate non fa una differenza tra etica e morale? La eticità di Socrate non è molto simile a quella di Nietzsche, la tragedia di entrambi dunque non viene vista allo stesso modo. Sì, io sono abbastanza d'accordo. Come dicevo, non sono del tutto in linea con la critica che Nietzsche muove a Socrate. Secondo me Socrate è stato anche usato da Nietzsche per sostenere alcune idee, e forse Nietzsche era un hater di Socrate. Um, però è indubitabile che Socrate dia un'immagine molto, molto più razionale del rapporto con la vita. E ripeto... Uh, Nietzsche ha ragione nella critica su Socrate nella misura in cui analizza il modo con cui Socrate si avvicina alla morte. Uh, Nietzsche non concepisce avvicinarsi alla morte in quel modo lì, è proprio il contrario di quello che lui crede essere buono e giusto. Perché Nietzsche, chiede Joy, paragona giudaismo e rivoluzione francese? Ah sì, è vero, è vero, è vero. Considerando quest'ultima come prodotto del giudaismo, e perché Nietzsche paragona gli anarchici ai cristiani? Uh, allora, quello degli anarchici ai cristiani mh, mi manca. Ehm, giudaismo e rivoluzione francese, in realtà, se non ricordo male, eh, il paragone nasce dal fatto che lui vede mh, mh, anche nella rivoluzione francese un trionfo della massa, della debolezza. Cosa che denuncerà anche del giudaismo e del cristianesimo, il pensiero giudaico-cristiano. Ehm, a Nietzsche non piacevano le rivoluzioni, nessuna rivoluzione piaceva a Nietzsche, quindi, quindi in realtà lui in ogni rivoluzione di massa vedeva quel, quella morale degli schiavi che individuava anche nel pensiero giudaico-cristiano. Ken, Ken Kashin TV mi chiede, l'oltreuomo è una sorta di spettro irraggiungibile come lo slancio eternamente ispiratore? O esiste una sorta di punto d'arrivo nel quale in futuro l'uomo potrà sentirsi oltre? ma allora io credo che uh, questa è una delle, delle cose su Nietzsche che sembrano anche, che forse sono contraddittorie. Pur Nietzsche predicando continuamente l'inesistenza di un progresso inevitabile, Criticando quindi l'idea hegeliana marxista della storia che tende verso qualcosa, lui considerava la storia come molto anarchica, molto, molto incontrollabile, priva di senso, proprio come la vita. Eh, nei suoi scritti si può indovinare il fatto che secondo lui il superamento dell'uomo, quindi l'arrivo dell'oltreuomo, sia un traguardo inevitabile. Eh, anche lì. Noi troviamo tanti scritti in cui Nietzsche, soprattutto dal punto di vista individuale, anela l'idea di oltreuomo eh, sapendo che è irraggiungibile per lui, però quando parla poi dell'idea di oltreuomo raggiungibile dall'essere umano, ripeto, lo considera comunque un traguardo inevitabile. Non lo definirei un pensiero utopistico, questo no. Però c'è questa tensione. Leopard mi chiede se secondo me Nietzsche sia antidemocratico, se sì perché. Ma guarda, io credo che tutti i filosofi siano stati antidemocratici con pochissimi esempi contrari. Certo Nietzsche era antidemocratico come lo è stato Platone, come, come lo è stato Cartesio, eh, come lo è stato Hegel. La democrazia non è un pensiero che sia andato molto di moda fra i filosofi. Ci sono alcuni esempi contrastanti, in parte Spinoza, ne abbiamo discusso nella live monografica del mese, de, due settimane fa, Popper, filosofi contemporanei, magari un po', un po di più, però sono pochi filosofi pre-novecenteschi ad essere stati vicini a un pensiero democratico. Eh. E Nietzsche non fa eccezione. Giovanni dice che gli devo risarcire la falange dell'indice da tutte le volte che sta a bannare i Pirla. Eh, guarda, mi dispiace, ma si vede che le persone hanno dei problemi enormi. E eh, vabbè, cosa volete? Ripeto, eh, sono problemi su cui. che non sono problemi nostri, non devono diventarlo. Cerchiamo di andare verso. quasi conclusione, affrontando adesso il tema del nichilismo. Ora, un altro tema che viene molto frainteso perché spesso, soprattutto a un livello superficiale, si dice che Nietzsche è un pensatore del nichilismo. Ma non si capisce cosa voglia dire questo. Sembra che sia un pensatore che propone una visione nichilistica. E questo magari è anche fraintendibile perché Nietzsche è un pensatore pessimista. Solo che pessimismo e nichilismo sono due cose diverse. Qual è il vero nichilismo per Nietzsche? Beh, il nichilismo nasce proprio di fronte alla morte di Dio. Almeno nasce prima del renderci conto che Dio sia morto, perché in realtà Dio è morto con il cristianesimo, con il pensiero socratico è morto, quindi è morto da molto tempo, e l'uomo se ne rende conto soltanto dopo che uh, Nietzsche afferma questa cosa. Ma il nichilismo nasce, e questa è un'intuizione importante di Nietzsche, nasce dal senso di perdita di colui che cercava il senso e la verità del mondo ovvero Nietzsche afferma che il nichilista è colui che rendendosi o meno conto che dio è morto perché non è detto che tutti se ne rendano conto anzi è molto difficile perché è un pensiero inaccettabile l'uomo appunto che si renda conto che si renda conto o meno che dio è morto sente comunque un senso di perdita perché lui cercava il senso e la verità nel mondo, come se senso e verità fossero del mondo, e non rendendosi conto che invece senso e verità sono frutto delle nostre interpretazioni, si sente perduto. Perché in Nietzsche non c'è un senso, non c'è una verità intrinseca alla vita, al mondo, alla storia. È tutto frutto di una nostra produzione, è frutto della trasvalutazione dei nostri valori e i nostri valori sono quelli che poi producono il senso nel mondo. L'uomo resta completamente solo una volta che sono cadute tutte le illusioni della storia millenaria. Il nichilismo nasce dagli uomini, non che si rendono conto che Dio è morto. Ma dagli uomini che, rendendosi conto o meno che Dio è morto, sono sperduti perché non trovano più quel senso o quella verità che si erano illusi fossero parte integrante del mondo. Quindi il nichidismo passivo è esattamente questo. Essendo convinti che il senso fa parte della vita del mondo, una volta che Dio è morto, ecco che siamo dispersi, perduti, nulla ha più senso. Il nichilismo attivo invece è intanto inevitabilmente comportamento da parte di chi sa che Dio è morto, che si rende conto, che accetta la morte di Dio. E non è facile accettarla per tutto quello che ho detto prima. Ma sa che il senso e la verità non sono nel mondo, non sono parte integrante della vita, che senso e verità sono qualcosa che noi produciamo attraverso la comprensione, attraverso la creatività, attraverso la danza, potremmo dire, Dionisiacame dionisiacamente. dionisiacamente parlando, che parola orribile, non so neanche se esiste effettivamente. Ed è qui, è in questo pensiero che si inserisce l'idea di eterno ritorno. Lettura per voi. Una lettura mi perdonate, l'ho fatta anche nella prima live su Nietzsche, ma è una lettura inevitabile. Frammento 341 della Gaia Scienza, il peso più grande. Che faresti se un giorno o una notte un demone si introducesse di soppiatto nella tua solitudine più solitaria e ti dicesse? Questa vita quale la stai vivendo adesso e l'hai vissuta? dovrai viverla ancora una volta e ancora innumerevoli volte. E in essa non ci sarà niente di nuovo, ma ogni dolore e ogni piacere e ogni pensiero e sospiro e ogni cosa incredibilmente piccola e grande della tua vita dovrà per te ritornare. E tutto nello stesso ordine e successione. E, cos e così pure questo ragno e questo chiaro di luna tra gli alberi. E così anche questo attimo e io stesso. L'eterna clessidra dell'esistenza viene sempre di nuovo capovolta e tu con essa, granello di sabbia, non ti getteresti a testa, eh, non ti getteresti, scusatemi, a terra, digrignando i denti e maledicendo il demone che così avrebbe parlato? Oppure hai vissuto una volta un attimo prodigioso per cui gli diresti tu sei un Dio e mai ho sentito una cosa più divina? Se questo pensiero acquistasse potere su di te, avrebbe su di te, quale sei, l'effetto di trasformarti e forse di schiacciarti. La domanda di fronte a tutto e ogni cosa vuoi tu questo ancora una volta e ancora innumerevoli volte graverebbe sul tuo agire come il peso più grande. Oh, quanto dovresti amare te stesso e la tua vita per non desiderare nient'altro che quest'ultima eterna conferma, e suggello. Questa è questo è il testo che Nietzsche scrive appena l'idea dell'eterno ritorno comincia a prendere forma. L'idea dell'eterno ritorno è apparsa a Nietzsche letteralmente come una visione. Lui racconta in una lettera che stava passeggiando in mezzo ai boschi a un certo punto è stato colpito da questa visione. Ma questo pensiero al tempo stesso affascinante e aberrante, abominevole, perché noi parliamo di un uomo che odiava in gran parte la sua esistenza. E l'idea dell'eterno ritorno è, riesci tu a sopportare la consapevolezza che ogni istante della tua vita ritornerà eternamente, non solo, che già quell'istante l'hai vissuto infinite altre volte? Questa idea che poi prende questi connotati, questo demone che suggerisce in sogno il peso più grande, è l'unica possibile consapevolezza che possa farci sopportare l'idea della morte di Dio. La morte di Dio non è qualcosa con cui possiamo fare i conti e rimanere identici a prima, ci cambia radicalmente o ci rigetta dall'esistenza, ci fa diventare delle piccole figure avvizzite che vengono espulse dall'esistenza, che reagiranno eternamente in modo passivo agli eventi del mondo e ci renderanno schiavi del nostro terrore, del nostro nichilismo, oppure ci deve far rendere conto che non essendoci più Dio, l'unico punto di riferimento è la nostra vita. E questo significa che essendo la nostra vita, questa qui e ora l'unico punto di riferimento, posso soltanto arrendermi al fatto che, essendo questa vita l'unica cosa esistente, dovrà ritornare a me eternamente, così come è già tornata eternamente. Questo pensiero è abissale ed è un pensiero che sconvolge Nietzsche. Ma all'interno del suo pensiero prende anche dei connotati molto coerenti, perché, per esempio, l'Eterno Ritorno, l'idea quindi che il tempo sia un ciclo e che in questo ciclo tutto torni in modo continuo e costante identico a se stesso, per esempio contrasta con le due idee che Nietzsche criticò in precedenza. L'idea della linea temporale del cristianesimo, secondo cui c'è la creazione, il peccato originale, la vita, la morte e il giudizio universale, come se la storia avesse un progresso, oppure l'idea di progresso storico hegeliano, quindi che la storia vive una sua vita e una sua potenza e che quella potenza va verso lo spirito assoluto, l'utopia, la realizzazione e cos'altro. È un pensiero pesante, insostenibile, difficile da fare proprio. Al punto che Nietzsche lì veramente comincia a dare di matto. Nietzsche, per esempio, passa un sacco di tempo a tentare di giustificare scientificamente l'eterno ritorno, perché la prima cosa che cerca di fare, eh, quando ha questa visione onirica incredibile, è di rendere conto in modo scientifico dell'eterno ritorno. E lui fa questo ragionamento, dice, essendo il tempo eterno e la materia limitata, significa che la combinazione fra le particelle della materia, per quanto vastissima e incredibile, è finita e se la combinazione è finita in un tempo illimitato ed eterno, allora gli eventi continuano a ripetersi. Capite bene che non è l'idea più brillante che Nietzsche abbia avuto, perché in fin dei conti l'idea che il tempo sia eterno è un'idea molto discutibile e l'idea che le particelle si ricombinino continuamente in un tempo eterno è altrettanto discutibile. A livello etico è interessante l'Eterno Ritorno. Perché quello che Nietzsche cerca di fare con la dottrina dell'Eterno Ritorno è darci un'etica dopo l'etica. Non può più esserci un'etica dopo la morte di Dio. Non può più esserci. Perché non abbiamo più punti di riferimento eterni. Non abbiamo più i valori intoccabili. Non abbiamo più nulla di tutto questo. Abbiamo soltanto le nostre limitate e molteplici prospettive sul mondo. Ed è l'unica cosa su cui possiamo contare, la nostra. Prospettiva, il nostro punto di vista. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che per non cadere vittime del nichilismo, l'idea che nulla più abbia alcun senso, un'idea che ha avuto grande fortuna nella storia, soprattutto nel Novecento, fra pensatori dell'estinzionismo, della condanna dell'umanità, del, della devastazione della storia, della fine, della, via dicendo, questa idea che io devo desiderare la mia vita. In ogni istante, come se quell'istante fosse tornato infinite volte, ci permette di comportarci in modo etico dopo la morte dell'etica, dopo la morte di Dio. Ed ecco allora chi è l'oltreuomo. L'oltreuomo non è il condottiero, il duce, il führer, non è niente di tutto questo. Loltreuomo in realtà non è nient'altri che Colui che accetta senza condizioni l'eterno ritorno, l'intuizione che tutto tornerà e che tutto è già tornato infinitamente, che l'unico lavoro del mio animo è quello di desiderare quello che mi sta succedendo e che la libertà è quella roba lì. L'unificazione fra amorfati e libertà. Ma vi ricordate la live su Spinoza? Recuperatela se non l'avete sentita due settimane fa, la reoidi di so Spinoza. Questa idea ricalca molto da vicino il connubio che troviamo in Spinoza fra il determinismo, cioè la consapevolezza che tutto è necessitato, tutto è determinato e che noi siamo conseguenza di cose molto più vaste su cui non abbiamo davvero libertà e la libertà che in Spinoza invece è la libertà di comprendersi nella vita, di Segnare il proprio passo, di analizzare e ripensare quello che mi è già avvenuto. È molto simile. La libertà è accettare l'eterno ritorno, cioè riconoscere l'unica possibile verità dopo la scomparsa di Dio e dell'etica. Il fatto che tutto quello che mi sta accadendo. È necessario e inevitabile. Diventa ciò che sei. Avete presente quel che è il sottotitolo al libro Ecce homo. Diventa ciò che sei. Cosa vuol dire diventare ciò che si è? Significa rivestire il ruolo che in questa vita, in qualche modo, mi è stato cucito addosso. Diventare ciò che si è significa riconoscersi per ciò che si è, non vivere la vita d'altri, non lasciarsi trascinare e convintere dalle dottrine. Di chi vuole farci vivere in un mondo etereo e che in questo modo ci convincerà a vivere la vita così come loro vogliono che la viviamo. Pensiero reattivo, morale degli schiavi. La morale aristocratica, ovvero la morale che designa l'oltreuomo, lo Übermensch, è quella di colui che accetta il ritorno eterno di questo istante come unica certezza della sua vita. Anche perché. L'idea dell'eterno ritorno porta con sé una responsabilizzazione infinita. Ragazzi, il fatto che ogni istante ritorni eternamente ha una conseguenza insostenibile. Ogni istante della mia vita è un'eternità. Il che significa che ogni istante che io ho sprecato non è un istante sprecato, è un'eternità sprecata. Voi pensate a quanto è stato difficile per Nietzsche coniare questo concetto, quanto si sia sentito insufficiente, piccolo, inadatto a questo concetto, lui che aveva sprecato e odiato una montagna di istanti della sua vita e che continuerà a farlo. Il fatto che un pensiero del genere arrivi da qualcuno che invece ci potremmo aspettare essere in cerca di consolazione è potente. Sapete, vi dico questo. Uno dei motivi per cui il connubio fra Leopardi e Nietzsche, che è andato molto di moda qualche anno fa, mi sta un po' sulle balle, è che Nietzsche, a differenza di Leopardi, attenzione, Leopardi, autore che io amo moltissimo e che prima o poi discuterò sicuramente, magari ci faccio anche una live monografica, a differenza di Leopardi, Nietzsche conia un pensiero che non cerca mai di commiserarsi. Invece Leopardi, molto spesso, all'interno dei suoi racconti, in modi molto poetici, non è una critica a Leopardi, però crea un pensiero che spesso, spesso si lamenta della condizione umana. Nietzsche no. E io ho ammirazione per questo, perché è uno dei pochi pensatori sofferenti che non hanno mai cercato consolazione dalla loro sofferenza. L'eterno ritorno è un concetto che ha faticato molto Nietzsche a produrre. E credo che questo sia importante, quindi se cazzeggio per un istante sto cazzeggiando per l'eternità, esatto gasvino esattamente siamo quasi arrivati alla fine, eh. c'è un ultimo concetto da discutere che è quello della volontà di potenza, ok e l'uomo superiore, lo e vorrei citarvi un passo nicciano per introdurre questa cosa uh, sono morto Ormai Dio è morto. O oh, uomini superiori, quel Dio era il vostro pericolo più grave. Soltanto ora che gli giace nel suo sepolcro voi potete dirvi risuscitati. Ora è vicino il grande meriggio, ora soltanto l'uomo superiore diventa padrone. Comprendete voi queste parole, o oh, fratelli, voi siete atterriti. Vi incolse forse la vertigine? L'abisso vi si apre forse dinanzi spalancato? Forse il cane infernale abbaia contro di voi e bene orsù o oh, uomini superiori, ora soltanto la montagna dell'avvenire umano si agita nelle doglie del parto. Dio morì, ora noi vogliamo che viva il superuomo, così parlò Zaratustra. Anche qui Abbiamo questo discorso quasi motivazionale di Nietzsche e Nietzsche viene utilizzato moltissimo, come ho già citato, come eh, autore di discorsi motivazionali, prenderei a ceffoni tutti quelli che lo fanno. Per realtà non è motivazione questa qua. Questa è proprio una chiamata al superamento della nostra condizione insufficiente. E di nuovo lo ribadisco perché io amo questa cosa. È un uomo insufficiente, è un uomo che riconosce la propria insufficienza a scrivere questa queste righe. Chi di noi avrebbe il coraggio di farlo? Chi di noi ha il coraggio di guardare le proprie insufficienze e scrivere contro se stesso? Io amo Nietzsche per questo. <ride> Invidio il suo coraggio di scrivere contro se stesso. E. Altra altro cosa. Spesso Nietzsche viene paragonato a Choran, per esempio. Choran non ha mai avuto il coraggio di Nietzsche. Nietzsche. Choran è stato un autore che, di nuovo di cui ho grande stima, ma un autore che ha scritto sempre a favore della propria visione del mondo. Che non è necessariamente un... un diciamo così, un, un connotato negativo. Però, da questo punto di vista, Cioran per me è sempre stato un esteta. E l'ho detto anche nel live su Cioran di ormai qualche anno fa. Nietzsche no. Nietzsche ha scritto contro se stesso. E questo è stato grande. Ed è forse... Una delle cose più preziose che ci ha lasciato Nietzsche è che ci ricorda che tu scrivi sempre contro, contro te stesso, magari anche inconsapevolmente, non so quanto fosse consapevole di questo. Dicevo, eh, volontà di potenza è uomo superiore. Il passo che ho citato descrive perfettamente quello che è la volontà di potenza. La volontà di potenza è legata a doppio filo, all'ubermesh e all'eterno ritorno. Che cos'è la volontà di potenza? Beh. È il tentativo da parte di Nietzsche di rendere ragione della libertà e della volontà pur all'interno di un mondo determinato in ogni suo aspetto. Eh, la volontà di potenza, Nietzsche afferma essere la volontà di volere questo istante. Cioè non è la volontà di qualcosa, di prendere, di fare qualcosa. È la volontà di guardare alla propria vita come all'unica cosa esistente. Questa è la forza veramente, eh, veramente creativa che forgia l'uomo superiore. La volontà di potenza è stata anche qui interpretata anche a causa delle, delle manipolazioni dei testi da parte della eh, sorella di Nietzsche, che lei sì, da antisemita, eh, militarista, guerrafondaia e simpatizzante per il nazismo poi eh, effettivamente pensava, e la volontà di potenza fu interpretata come la volontà di dominio sugli altri e quindi la volontà di potenza è stato il concetto maggiormente utilizzato dal nazionalsocialismo di Nietzsche per portare avanti la propria ideologia ma in realtà se noi leggiamo ciò che Nietzsche effettivamente ha scritto e non ciò che la sorella ha manipolato e reinterpretato non troviamo mai nessun passo in cui la volontà di potenza sia questa cosa questa forza questa voglia di dominare gli altri anzi è il tentativo da parte dell'uomo dell'essere umano dello Übermensch di dominare se stesso all'interno di un pensiero abissale come quello dell'eterno ritorno. Nell'eterno ritorno lo Übermensch è colui che non abbandonandosi al nichilismo desidera che ogni istante sia solo quella roba lì. Non voglio nient'altro da me se non quello che sto vivendo. Sono diventato ciò che sono. Io sono ciò che dovevo, ciò che la determinazione universale ha preparato per me, senza che ci sia una volontà di quella preparazione, ma io sono questo granello di sabbia e sono nel mio posto. E desidero questo mio posto, che è quello giusto per me. Questo è lo Übermensch. E l'unico modo per desiderare il volere quell'istante è la volontà di potenza. Capite che è un di nuovo un pensiero molto, molto carnale, molto viscerale, molto complicato da fare nostro, ma un pensiero estremamente potente che non ha nulla a che vedere con il trionfo sugli altri. Fraintendere la figura dello Übermensch è molto facile, soprattutto perché Übermensch, già abbiamo questo connotato quasi sessista, l'uomo e non la donna, infatti io, a me piace tradurlo con oltreumano umano. E in effetti Mensch non è soltanto uomo, ma è anche l'umanità. Um, però dall'altra parte, noi quando leggiamo Nietzsche ci accorgiamo che ci sono degli elementi che non hanno a che fare con l'Ubermensch, inteso come il condottiero, fascista, nazista, eh, guerrafondaio, eccetera, eccetera. Per esempio, prima di tutto, l'Ubermensch rifiuta lo Stato, ve l'ho detto prima, e anche la figura del condottiero. Perché? Perché lo Ubermensch è uno spirito libero, è il trionfo dello spirito libero, è il trionfo della figura di Gesù Cristo da questo punto di vista. Molto spesso negli scritti nicciani troviamo che Gesù Cristo è eh, inevitabilmente affiancabile alle descrizioni che lui fa dell'Ubermensch. Non sto dicendo che lui, che Nietzsche, abbia considerato Gesù Cristo un Ubermensch, ma l'aspetto di libertà di spirito di Gesù è ciò che poi ritroviamo nello Übermensch, nell'oltreumano, che non è qualcuno che conduce altri, ma è qualcuno che sa affrontare il proprio abisso, non quello degli altri. È un pensiero individualista quello di Nietzsche. Perciò quasi tutti i fraintendimenti che possiamo fare dello Übermensch, di questa figura, sono frutto di manipolazioni e di interpretazioni spesso scarsamente scarsamente giustificabili ecco per concludere perché poi veramente io devo andare a, a morire Dio è morto alla fine di questa live anche Rick Duffer è morto eh, perché non si sente molto bene eh, vorrei concludere dandovi quella che secondo me è la mia la mia interpretazione perché Nietzsche è stato così importante nella mia formazione eh Secondo me Nietzsche è uno di quegli autori che ti forniscono eh, dei concetti utilizzabili in modo molto concreto, molto pratico, per mettere in discussione la tua condotta. E soprattutto Nietzsche mi ha dato la forza per agire in modo creativo nei confronti della violenza e del caos che spesso circonda la nostra vita. Nietzsche è un autore che ti aiuta a fare questo, ma non attraverso dottrine, fede. Risposte, risposte facili, no attraverso qualcosa di molto più complicato, quelli che sono gli elementi fondamentali del dionisiaco, la danza e il gioco. L'oltreumano è colui che pensando con il proprio intero spirito, attenzione, l'oltreumano non pensa con la propria testa, non è un razionalista, non è qualcuno che pensa in modo intellettuale, no. Lo spirito libero pensa con tutto il proprio spirito, con il corpo, con l'esistenza, è un connubio di forze assolutamente complesse e unitarie ed è un inno alla vita, qui e ora, un inno che abbraccia tutta la vita e non solo quello che ci fa comodo. Insomma, la filosofia di Nietzsche è importante perché è un inno alla libertà che non è la libertà di scegliere il ruolo che vogliamo ma la libertà di trovare il ruolo per cui siamo qui. Oltretutto Nietzsche è l'esempio di uno che non ha trovato il suo ruolo, non l'ha trovato e la sua filosofia è stato un tentativo di testimoniare il fatto che lui non ha mai trovato il suo ruolo. Durante la sua vita lui ha sofferto e avrebbe voluto sempre essere qualcun altro. Credo che suo malgrado L'aver scritto queste opere, l'aver forgiato queste idee, l'averci offerto questo pensiero, sia stato, suo malgrado, il suo modo per rivestire il ruolo che l'Eterno Ritorno gli ha offerto. Solo che non poteva riconoscerlo perché se l'avesse riconosciuto non avrebbe prodotto il pensiero abissale. Angoscioso, ma straordinario e vivificante, che noi poss possiamo oggi affrontare leggendo le sue opere. Quindi leggiamo Nietzsche come... come qualcuno che ci ha dato strumenti per combattere la confusione della nostra vita. E forse, se lo leggeremo così, con la responsabilità di leggerlo per quello che ha scritto, con tutti i pregi e tutti i suoi difetti, allora potrà darci qualcosa di importante. E quel qualcosa poi sarà nostro e nessuno potrà mai togliercelo. Credo di aver concluso e sono veramente morto. Leggo tre domande e poi ragazzi chiudo. E tutte le altre domande me le lasciate sotto in un commento una volta che la live è registrata, tanto come ho detto rimarrà qui. Prima di passare alle domande, però visto che poi tanta gente si è connessa a metà della live o a tre quarti. Eh, e magari non la rivedete dall'inizio della live, vi ricordo due appuntamenti. Uno online la settimana prossima, Daily Cogito, dedica un'intera settimana tematica a Philip K. Dick fra romanzi, fantascienza, opere e quant'altro. Non perdetelo, vi ricordo che Daily Cogito esce ogni mattina alle 7 su Spotify, Spreaker, YouTube, Google Podcast, Apple Podcast e via dicendo. Dopodiché, appuntamento offline domani sera. Sì, ancora domani sera alle 18, quindi mercoledì 29, sarò a Vicenza alla libreria Galla con Gennaro Romagnoli per Spinoza e Popcorn. Libro che non solo è appena dato in ristampa ed è una gioia immensa, ma eh, in cui c'è anche un capitolo eh, dove parlo di Nietzsche legato a Bergson e Tolkien. Quindi roba molto interessante, non mancate. Adesso leggo tre domande. Tre domande e poi ragazzi vado a... Collassare malissimo. Allora. Marco chiede: la politica per Nietzsche è un modo giusto per tirare avanti la società? Se no, perché? Come manderebbe avanti la società? Allora, eh, Nietzsche ha sempre detto che il suo era un pensiero politico. Però non intendeva per politica quello che noi intendiamo per politica. Infatti, lui denuncia lo Stato, la collettività, la società e via dicendo come delle falsificazioni. L'unica cosa che possiamo fare è modificare la nostra condotta. Eh, se la politica significa dire ad altri cosa fare, Nietzsche ci dice chiaramente che questo non è perseguibile. Agire politico significa pensare sulla propria esistenza. Eh, Ken Kashin TV il desiderio di rivivere quello che abbiamo vissuto l'accettazione dell'eterno ritorno e il riconoscimento di ciò che si è non è anch'esso già avvenuto e quindi parte del cerchio beh questo è ovviamente il paradosso che abbiamo già affrontato anche nella live su Spinoza eh, non, non è una cosa che possiamo discutere qua perché dovremmo metterci due ore e mezza però la libertà sì sicuramente è questo eh, cioè è, è, anche quello è parte del cerchio eh, però dal momento che io non ho consapevolezza, non ho possibilità di vedere tutto il cerchio, devo sempre considerarmi come libero all'interno di quel cerchio. E quella porzione di libertà è la libertà dell'autoriconoscimento. Eh, questo è quello. Ho risposto a una domanda molto simile anche nel question and answer di che è uscito domenica. Una domanda che mi è stata rivolta proprio riguardo di Spinoza, magari risentitela perché la ho argomentato un po' più a fondo. Simone Polichetti con l'ultima domanda, cosa pensi della concezione che vede Nietzsche insieme a Marx e Freud maestro del sospetto? Ma allora, io non ho mai capito bene questa categorizzazione, sinceramente. Non, non sono mai riuscito a capire cosa si intendesse con maestro del sospetto. Eh, ho letto alcune cose e non mi hanno mai convinto. Quindi, boh, eh, secondo me, Nietzsche e Marx, eh, come Nietzsche ed Hegel, sono veramente pensatori agli antipodi, non... non hanno quasi nulla a che vedere gli uni con gli altri. Eh, bisognerebbe capire cosa si intende per pensatori del sospetto, ma mi sembra che vari autori abbiano idee diverse, quindi un po' mi sembra una supercazzola, fondamentalmente per pff, immaginare l'esistenza di un circolo illuminato di pensatori in mezzo a tutti gli altri, ma boh, mi sembra un esercizio molto retorico tutto lì. Signore e signori, siamo stati 400 praticamente fino alla fine ed è stato veramente fenomenale, mi avete fatto tante domande interessanti, sono molto contento di quello che abbiamo compiuto insieme qui. Domani mattina su Daily Cogito uscirà questa live in formato podcast, perciò potete recuperarla eventualmente e farvi il ripassino. Eh, io cosa posso dirvi? Che vi ringrazio tanto per essere stati con me fino alla fine, spero di essere stato all'altezza di questo pensatore che tocca altezze incredibili. E come sempre vi abbraccio tutti, eh, vi, vi mando dei baci sulla fronte, magari anche da alcuni di voi con la lingua, e non dimenticate mai che non è tutto noia, ciò che pensa. Alla prossima! Se ti piace quello che faccio, beh, allora puoi sostenermi aderendo al mio Patreon. Entrerai in una bellissima community dove più di 200 persone mi permettono di mantenere video e podcast liberi e gratuiti per tutti, con donazioni a partire dai 2 dollari mensili. Tutte le info nel link e sotto in descrizione.